Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti sulla piattaforma che ci ospita, quella dell'Accademia dei Georgofili, per questa seconda giornata di studio sul tema viticoltura e ambiente, criticità e prospettive. Si tratta appunto del secondo appuntamento, il primo si è svolto mercoledì 10 novembre e credo che già sul sito dell'Accademia sia reperibile anche la registrazione di quella giornata e comunque sicuramente una sintesi. E ci siamo collegati, stiamo partendo quasi in orario, sarà un pomeriggio molto intenso, sono previsti una serie di contributi molto fitti, quindi prevediamo di chiudere in orario. Ringrazio, io sono Gilberto Santucci, sono un tecnico dell'Istituto Agrario di Todi in Umbria, ma sono anche un giornalista. Le due passioni, diciamo, si sommano da circa 30 anni. Collaboro con le guide di Repubblica, quindi il settore turistico agroalimentare e con Terra e Vita. Ma al di là di questo, diciamo, sono anche un perito agrario e quindi ho colto veramente con piacere l'invito dei colleghi e anche dell'Accademia. Dico subito che farò una moderazione minimalista, limitandomi a controllare i tempi, a smistare diciamo, i vari interventi e invitando più che altro, diciamo, le persone che sono collegate ad utilizzare la chat per segnalare eventuali quesiti, domande, ma anche suggerimenti e, diciamo, per il dibattito. Porremo le domande a ciascun relatore alla fine del rispettivo intervento, del relativo intervento, e poi ci sarà, speriamo, auspichiamo anche un dibattito finale. Sono previsti tre diversi slot, tre diverse sezioni, un po' come è stato per quanto riguarda la prima giornata, con un approccio che alternerà i punti di vista sui temi individuati, quindi alternati tra appunto l'approccio scientifico e di ricerca e quello tecnico-pratico. E il programma è confermato al 90%, non sarà con noi purtroppo per motivi di salute Francesco Bello, però per il resto invece siamo in piena operatività. Volevo invitare subito, proprio per non rubare tempo, a portare i saluti. E i saluti di benvenuto al professor Simone Orlandini per conto dell'Accademia dei Georgofili, che appunto ha organizzato questa giornata di studio insieme al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. Prego, professore. Sì, buon pomeriggio a tutti. Vi porto i saluti del Presidente dell'Accademia dei Georgofili, professor Vincenzini, che per precedenti impegni non è potuto essere presente, ma che appunto vi porta i saluti in questo, purtroppo appunto in questo momento virtuale, perché come avete visto c'è stato appunto un problema tecnico che ci ha impedito di essere in presenza, perlomeno per coloro che l'avevano richiesto. Comunque è un evento al quale l'Accademia dedica particolare interesse, fa parte dell'accordo che l'Accademia ha con il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, è il secondo di questi eventi e si instaura un filone di collaborazione che ormai appunto va avanti da alcuni anni e che appunto si è concretizzato proprio nella firma di un accordo nel cui ambito queste iniziative sono realizzate. È estremamente interessante la struttura di questi eventi che unisce una parte più accademica e una parte molto tecnica, pratica, quindi come potete vedere dal programma di oggi. Quindi questo rientra perfettamente nella finalità dell'Accademia, quella appunto di fare scienza, ma di fare scienza che poi sia applicabile, quindi elaborare delle conoscenze che poi possano essere di utilità per chi deve operare nel settore, quindi informazioni poi che vengano trasferite e possibilmente che poi si concretizzino in innovazioni. Questo è essenziale per il settore agricolo, per la viticoltura in particolare, dove appunto le relazioni con l'ambiente sono essenziali e vengono messe sempre più in evidenza da tutte, diciamo anche da recenti eventi internazionali che abbiamo vissuto, perlomeno insomma sui giornali, che non ci lasciano assolutamente tranquilli, visto le conclusioni anche non certamente positive che talvolta hanno portato. Quindi detto questo, io non prendo altro tempo e lascio la parola al coordinatore e auguro a tutti
buon proseguimento, confidando appunto che questo evento sia di interesse, che vi possa portare conoscenze e anche poi sia la base per ulteriori iniziative ai quali l'Accademia dà sicuramente la propria disponibilità. Grazie a voi. Grazie, grazie professore. Peraltro il professore non ci lascia perché è appunto uno dei relatori che successivamente interverrà, quindi rimarrà con noi per l'intero pomeriggio e di questo ovviamente lo ringraziamo. Passerei la parola a Giacomo Taviani, che è il vicepresidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati dell'Umbria, in rappresentanza del gruppo di lavoro che insieme all'Accademia dei Georgofili, per conto appunto, del Collegio Nazionale dei Periti Agrari, ha lavorato insieme a Lorenzo Venturini e Mirko Cianelli, che ringrazio, all'organizzazione di queste due giornate. Prego, Giacomo. Buon pomeriggio a tutti. Penso che abbia spiegato molto bene il professor Orlandini quello che è lo spirito di questa collaborazione tra il Collegio Nazionale e l'Accademia dei Georgofili. Quindi mi limito a portare i saluti del presidente Braga e di tutto il Consiglio Nazionale, di cui poi abbiamo anche un membro, il segretario, che sarà anche relatore, Marco Orsini. E vorrei fare. Sfrutto questo tempo per ringraziare per la collaborazione con l'Accademia proprio il professor Orlandini, il dottor Storchi, tutta la segreteria organizzativa, in particolare il dottor Milani, e auspichiamo che ce ne siano altre di queste giornate di studio, anche come ha detto il professor Orlandini, soprattutto con questo spirito, con questo approccio, sia da parte scientifica che da parte tecnica, che poi è quello che deve calare la scienza sulla realtà. E ringrazio anche tutti i relatori che interverranno, il coordinatore Gilberto Santucci, e vorrei fare un invito a tutti i colleghi che sono collegati oggi con noi, quello a proporre ai propri collegi territoriali o direttamente al Collegio Nazionale quelli che potrebbero essere gli argomenti da trattare nelle prossime giornate di studio. Ringrazio tutti, buon proseguimento e buona giornata di studio. Grazie, grazie Giacomo. Sì, ribadisco anch'io questo invito. Abbiamo oltre 400 iscritti, 400 iscritti a, diciamo, la giornata di studio, a questo pomeriggio, il che significa che sia il tema, come accennava il professor Orlandini, riscuote particolare interesse anche per la sua attualità e contemporaneamente anche questo approccio appunto particolare evidentemente incontra il favore. Dei tanti iscritti e dei tanti partecipanti. L'invito, quindi lo ribadisco, Giacomo, ma se è stato chiarissimo, è quello di far riferimento alle proprie articolazioni territoriali, ci riferiamo ovviamente ai collegi dei periti agrari, per segnalare, per dare indicazioni su argomenti che ritengono possano essere trattati in successive iniziative, sempre in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili. Diamo inizio senza presentarvi, ripeto, il programma è confermato, diamo inizio alla discussione. Il primo intervento, anche lui gioca in casa, è quello del professor Paolo Storchi, che è sì accademico dei Georgofili, ma è anche primo ricercatore del CREA, se non ricordo male, nell'articolazione di Arezzo, perché abbiamo avuto anche occasione, credo, di incontrarci. Il quale tratterà, diciamo, del tema adattamento all'aumento delle temperature, tecniche culturali, scelte varietali e porti innesti, areali di coltivazione. Perché, come diciamo, si è dato conto nella prima giornata, il principio di ordine generale è quello di, come dire, di osservare come al cambiare delle condizioni climatiche anche le tecniche di coltivazione hanno necessità di essere rivalutate e messe in discussione da giornate. Quindi prego, professore, ha già caricato la presentazione, può avviarsi. Grazie. Bene, grazie a voi. Credo che così la presentazione sia già pronta. In questa seconda giornata affronteremo, come dire, le tecniche per adattarsi in particolare ai cambiamenti climatici e quindi vedere, sia da un punto di vista più scientifico, ma anche da un punto di vista pratico, quali possibilità ci sono per i nostri tecnici e naturalmente per le aziende di adattarsi ai cambiamenti, appunto. Io nello specifico tratterò, ecco, del cambiamento delle temperature, l'aumento delle temperature che chiaramente ormai stiamo registrando da diverse annate e che va a influenzare non soltanto la nostra vita, ma anche
le nostre coltivazioni, per cui cercheremo ecco di affrontare nel tempo che ho a disposizione le possibilità di intervenire tramite tecniche culturali, scelte varietali e porti innesti, areali di coltivazione in quella che può essere considerata la peggiore delle ipotesi. Quali sono gli effetti principali dei cambiamenti termici? Beh, innanzitutto le gelate tardive che nelle ultime annate hanno effetti purtroppo sempre più dannosi sulle nostre coltivazioni, quindi gelate tardive per ritorni di freddo dopo un inizio magari di stagione che presenta valori termici più alti, ma anche nel periodo estivo abbiamo problematiche da risolvere, quali i vari stress da caldo o gli squilibri ormonali e nutrizionali che si registrano soprattutto alla ripresa vegetativa, quella che si chiama spring fever. In primavera spesso si trovano situazioni con piante che presentano carenze nutrizionali, disequilibrato sviluppo vegetativo e quindi problematiche che poi si riporteranno avanti anche per tutto il ciclo vegetativo. Ma un altro effetto molto, come dire, appariscente è quello dell'epoca e della durata delle fasi fenologiche che si stanno un po' alterando. Sappiamo appunto, abbiamo detto, del germogliamento sempre più precoce, ma anche la maturazione che ormai in molti dei nostri ambienti si verifica in periodi sempre più anticipati, andando a coincidere magari con il periodo più caldo. E questo naturalmente incide sulle caratteristiche qualitative dell'uva, in particolare ad esempio sul potenziale aromatico, ma anche su quello fenolico. E poi un altro effetto naturalmente è quello nei riguardi dei patogeni, della difesa fitosanitaria, ma di questo parlerà più ampiamente poi la professoressa Mugnai che mi seguirà. Tutti questi aspetti si possono riassumere in un cambiamento della vocazionalità, cioè dovremo iniziare a pensare che gli ambienti tradizionali di coltivazione, anche più vocati, potrebbero avere una diversa vocazione nei prossimi anni, se non decenni. Quindi tutto questo, ecco, potrà indurre anche a modificare un po' gli ambienti che oggi conosciamo per la coltivazione della vite. Naturalmente l'aumento di temperatura va inquadrato in un panorama più ampio a livello climatico. Aumentano sì i valori termici, ma questo comporta ad esempio un aumento di evapotraspirazione, quindi un peggioramento del bilancio idrico. Di questo poi Orlandini, ecco, entrerà in dettaglio proprio nel fabbisogno poi di acqua. E tutto questo appunto si riassume ancora nella riconsiderazione di quella che è la vocazione viticola dei diversi territori. A livello fisiologico, l'aumento delle temperature estive ha effetti diretti sulla pianta, in quanto provoca una parziale chiusura degli stomi, soprattutto nelle ore più calde della giornata, e questo ha come conseguenza un aumento del potenziale idrico fogliare, una diminuzione del tasso fotosintetico e anche una diminuzione di quella che si chiama capacità di uso dell'acqua, cioè la pianta arriva a utilizzare in modo, come dire, meno efficiente l'acqua che ha a disposizione. E tutto questo poi come dire, si risolve in un aumento della quantità di acqua necessaria proprio per fissare l'anidride carbonica e quindi per ottenere zuccheri e tutte quelle molecole che poi vanno a costituire le nostre piante e chiaramente l'uva che andremo a raccogliere. Tutto questo appunto comporta effetti molto importanti. I nostri viticoltori vorrebbero alla vendemmia delle uve, come nella immagine in alto, naturalmente ben formate a maturazione completa, ma gli stress estivi, soprattutto appunto per le alte temperature, sempre più spesso ci portano a situazioni come vediamo nell'immagine centrale, quindi disseccamento delle foglie basali, grappoli che possono arrivare ad avere anche importanti danni da appassimento. Soprattutto mosti alla vendemmia con elevati accumuli zuccherini, basse acidità, pH spesso elevati, e questo comporta naturalmente l'ottenimento di vini molto alcolici, ma anche riduzione degli aromi varietali
riduzione del contenuto in polifenoli e, come accennato, ecco, una perdita di acidi organici che è importante proprio nella qualità poi dei vini che andremo ad ottenere. Quindi, ecco, noi oggi ci troviamo di fronte a dover rispondere a questi effetti termici cercando di rimediare in qualche modo a quello che stiamo vedendo purtroppo nelle ultime annate. Non soltanto in Italia questo accade. Se vediamo ad esempio in California, come nell'immagine che vedete, negli ultimi 20-30 anni la qualità delle uve alla vendemmia è cambiata, ad esempio nel contenuto in zuccheri. In gradi Brix, vedete, si è passati dagli anni 90 del secolo scorso con valori intorno a 21 gradi Brix, forse anche un po' bassi, su Cabernet Sauvignon, a valori che arrivano a 25 gradi Brix intorno al 2010, e stiamo ancora aumentando. Quindi ecco, cambia anche il potenziale, se vogliamo dire, delle uve che andiamo a vendemmiare, e di questo dovremo tenerne conto anche poi nella successiva vinificazione. Ma tornando un po' in Italia, anche da noi abbiamo esempi di questo tipo. Se andiamo a vedere i vini che sono in commercio di due grandi aziende, non soltanto toscane ma italiane direi, nella zona di Bolgheri, il vino ad esempio Sassicaia, ben noto, ha aumentato il suo grado alcolico nel vino che viene messo in commercio dal 12% oggi a oltre il 14%, naturalmente in alcol. E lo stesso si può dire per Ornellaia, altra azienda di Bolgheri, dove i vini oggi superano tranquillamente anche 14 gradi alcolici. Quindi ecco, anche dal punto di vista commerciale oggi abbiamo prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelli che avevamo appena 10 o 20 anni fa. Se vediamo, ecco, un esempio pratico di come si comporta la pianta nei riguardi della maturazione, questo è un lavoro che ha fatto il collega Tomasi in Veneto, si può vedere come su Merlot, mentre in passato, nella immagine in basso, l'andamento della maturazione zuccherina e dell'accumulo di antociani era sostanzialmente parallelo, oggi con i valori termici che stanno incrementando nel periodo di maturazione abbiamo uno sfalsamento molto evidente, vale a dire che a parità di valori di antociani abbiamo invece contenuti zuccherini molto più elevati. Qui siamo nello stesso vigneto in valori rilevati appena 10 anni fa rispetto a quello che sta accadendo nelle ultime 2-3 vendemmie. Quindi ecco, uno sfalsamento anche di maturazione. La maturazione fenolica non segue più quella zuccherina, ma è addirittura rallentata appunto in conseguenza di questi valori termici molto più alti proprio nel periodo di maturazione. Un accenno anche a quello che accade nel Sangiovese. Sostanzialmente c'è un'influenza positiva nel senso che aumenta anche qui il contenuto in zuccheri, con il rischio però di averli troppo elevati e poi con conseguenza di fermentazioni che potrebbero anche arrivare ad avere degli arresti. Abbiamo nel Sangiovese una diminuzione di tannini astringenti, questa è una caratteristica varietale del Sangiovese, ma abbiamo, ecco, il parametro forse più importante, un maggiore contenuto di quercetina nei vini. E questa è una molecola che può essere rischiosa, in quanto solitamente, ecco, è presente nei vini giovani senza dare nessun problema, ma durante l'invecchiamento sotto forma di aglicone può dare origine a delle precipitazioni. Praticamente il fondo che si vede, ecco, nella bottiglia di vini invecchiati di Sangiovese è relativo proprio alla quercetina, e quindi non tanto dal punto di vista qualitativo ma da quello magari visivo del consumatore, e questo può essere un danno sul prodotto che va in commercio. Poi abbiamo anche altri parametri che vanno a cambiare sul Sangiovese, come sulle altre varietà ho accennato, diminuzione di acidità e aumento di pH, e diminuzione anche di quelle molecole che sono il nutrimento dei lieviti, quelle che si definiscono
azoto prontamente assimilabile, cioè l'azoto solitamente ammoniacale, che è il nutrimento dei lieviti, con valori termici più alti questa componente va a diminuire, per cui poi l'enologo dovrà intervenire in cantina fornendo azoto alle uve proprio per permettere una regolare fermentazione. Ho accennato, ecco, il rischio che stiamo osservando nelle ultime annate, l'eccesso di traspirazione con il disseccamento delle foglie. Nel Sangiovese solitamente sono le foglie basali, quelle più vecchie, che vanno ad appassire. Su altre varietà il fenomeno invece può essere più mediato tra foglie basali e foglie mediane o apicali, ma sostanzialmente noi in questa situazione andiamo, come dire, a peggiorare un po' il problema, in quanto le uve non soltanto sono sottoposte a elevati livelli termici, ma anche radiativi, perché poi si troveranno completamente esposte al sole. In questo caso, ecco, potrebbe essere opportuno rivedere anche le nostre forme di allevamento con sistemi che in qualche modo possano contribuire a proteggere meglio la parte fruttifera e quindi, ecco, mantenere un po' i grappoli e possibilmente anche più in ombra. Naturalmente gli effetti delle temperature più alte non sono soltanto sulla pianta, ma anche sul suolo. Solitamente, ecco, non si va a vedere quello che succede nel suolo, però si sta registrando in queste situazioni, ad esempio, una decomposizione molto più rapida della sostanza organica, con conseguente poi riduzione di fertilità complessiva. Quindi la necessità anche in questo caso di intervenire cercando di mantenere in qualche modo la sostanza organica, che è una componente importantissima della fertilità, in suoli che sono sottoposti invece a stress termici durante il periodo estivo. Ma complessivamente il ciclo degli elementi nutritivi va, come dire, ad accelerare, quindi sia il ciclo del carbonio, dell'azoto, degli altri elementi, con aumento ad esempio di gas serra emessi dai suoli. Anche questo è un aspetto che poi in qualche modo va a incidere sulla situazione ambientale nel suo complesso. A questo punto, ecco, ci possiamo chiedere come si può intervenire, perché abbiamo visto gli effetti di questi cambiamenti, ma dobbiamo, ecco, anche un po' vedere cosa possiamo noi consigliare ai nostri agricoltori. Beh, io sostanzialmente ritengo si possa intervenire a più livelli temporali, diciamo così, vale a dire nel breve periodo, con gli accorgimenti che possono essere utili a non ridurre ulteriormente il ciclo produttivo, quindi, ecco, a non ridurre le epoche fenologiche e magari a cercare di evitare marcati stress alle piante. E in questo caso abbiamo diverse tecniche colturali a disposizione, ad esempio una potatura invernale ritardata potrà permetterci non soltanto di avere minori rischi da danni di gelate tardive, ma anche un po' di spostare tutto il ciclo vegetativo un po' più avanti durante la stagione. Abbiamo la possibilità di una gestione della vegetazione nel periodo estivo, ecco, come dicevo, cercare di adattare magari gli interventi di cimatura o sfogliatura al momento in cui la pianta non possa soffrire magari di eccessiva radiazione solare. Abbiamo ancora la possibilità di usare prodotti, i cosiddetti induttori di resistenza o antitraspiranti, quindi prodotti chimici che in qualche modo vanno a incidere sulla risposta della pianta alle elevate temperature, e naturalmente dove è possibile abbiamo la possibilità dell'irrigazione, così come la gestione del suolo. Un terreno inerbito chiaramente avrà maggiori rischi di andare in stress rispetto a un suolo che viene lavorato meccanicamente. E poi abbiamo, come dire, l'aspetto enologico, quindi epoca di vendemmia che possibilmente dovrebbe essere ritardata per andare in periodi magari con minori livelli termici, e le tecniche di vinificazione. Tecniche di vinificazione che possono in qualche modo magari cercare di ridurre, di avere vini molto alcolici
e mantenere un buon livello sia polifenolico che aromatico. Quindi questi sono interventi che possiamo già attuare direttamente in campo su vigneti esistenti. Poi abbiamo ecco un effetto, come dire, un intervento che si può fare nel medio termine, quindi non immediato, ma ripensando ad esempio alle modalità di impianto, quindi forme di allevamento, l'orientamento dei filari. Oggi gran parte dei vigneti nei nostri ambienti vengono impiantati con orientamento nord-sud per sfruttare appunto maggiormente la radiazione solare. Dovremmo rivedere ecco anche questo concetto e probabilmente orientamenti diversi potranno essere più idonei alle nuove situazioni. Così come nel medio termine, appunto parlando di reimpianto o impianto dei vigneti, potremo ricorrere a nuovi vitigni. Abbiamo oggi la fortuna di avere in tutta Italia un grande numero di varietà, probabilmente le varietà che sono più meridionali come coltivazione potrebbero essere anche più adatte in ambienti settentrionali. Quindi ecco, andare a cercare nel nostro vasto patrimonio di germoplasma viticolo vitigni che già sono idonei in ambienti con elevate temperature. Faccio soltanto un accenno ad un vitigno della Sicilia, il Nero d'Avola, che è già testato in Toscana, soprattutto sulla costa, ha dato ottimi risultati. Quindi ecco, possibilità di introdurre nuovi vitigni e ancora più necessità anche in questo caso di utilizzare portinnesti più resilienti, che quindi si adattano maggiormente alla nuova situazione. Sui portinnesti purtroppo non abbiamo grandi possibilità di scelta, perché poi su questo settore il lavoro anche di ricerca purtroppo si è fermato a diversi anni fa. Oggi si sta cercando di recuperare il terreno perso, ma ci vorrà ancora qualche anno per avere nuovi portinnesti molto più tolleranti ad esempio agli stress sia termici che estivi. Ma nel lungo termine forse ecco si annida la problematica più rilevante, vale a dire nel lungo termine se l'andamento dei cambiamenti climatici sarà quello visto negli ultimi anni, sarà confermato, dovremo ripensare probabilmente proprio alla localizzazione degli impianti, quindi andare sulle nostre zone in versanti magari meno esposti alla radiazione solare o spostarci in altitudini, ma addirittura si sta già iniziando a spostare la viticoltura verso latitudini più settentrionali. Oggi abbiamo nuovi vigneti che vengono impiantati nel sud della Danimarca, per non parlare del sud dell'Inghilterra. Quindi ecco, ambienti che non vedevano la coltivazione della vite o perlomeno non la vedevano a livelli diciamo industriali, oggi invece vengono utilizzati proprio per sfuggire alle situazioni di stress che abbiamo invece negli ambienti più meridionali. Quindi ecco, queste in sintesi sono un po' le possibilità che abbiamo. Naturalmente si può intervenire anche sul vigneto, come avevo detto prima, per modificare in qualche modo, riequilibrare ad esempio le situazioni che possiamo verificare nel corso della maturazione, sfruttando ad esempio meccanismi di competizione nutrizionale, quindi che so, aumento della produzione lasciando un maggiore numero di gemme alla vendemmia, alla potatura invernale, ritardando le scimature, quindi ecco, evitando di togliere una parte di superficie fogliare durante il periodo più caldo, intervenendo dove possibile anche con irrigazioni più tardive. Oggi le irrigazioni vengono solitamente fatte fino al momento dell'invaiatura, si potrebbe ecco pensare di adottare anche un'irrigazione invece anche in maturazione, proprio per limitare di avere uve con eccessi di zuccheri. Ma potremmo anche in qualche modo ecco utilizzare dei sistemi, come dire, di intervento con prodotti chimici quali gli antitraspiranti o addirittura l'ombreggiamento della chioma. In alcune zone, ad esempio in Sicilia, si sta già sperimentando l'ombreggiamento con reti sul tipo di quelle antigrandine,
che sono utilizzate per ridurre sia radiazione solare che naturalmente livello termico a livello delle chiome fogliari. Poi possiamo avere anche altri interventi, tecniche quali vendemmie doppie, nel senso di raccogliere in anticipo una parte dell'uva e poi andare magari a miscelare le uve o i vini, aggiustando poi i livelli acidici e zuccherini, oppure l'impiego di fitoregolatori, che però, ecco, da un punto di vista ambientale, soprattutto ecco in viticoltura biologica, non sono chiaramente autorizzati e neanche, come dire, da consigliare, soprattutto per la qualità delle nostre uve. Quindi ecco, abbiamo diverse possibilità di interventi. Anche le cimature o le defogliazioni possono in qualche modo andare ad incidere la possibilità per la pianta di avere ad esempio un minore fotosintesi e quindi minore poi accumulo indirettamente degli zuccheri a livello delle bacche. Sono state anche tentate delle tecniche di potatura ritardata, vedete qui nell'immagine addirittura alcuni colleghi dell'Università di Piacenza e di Perugia hanno provato a ritardare fino a, addirittura al mese di maggio la potatura, e questo è un altro intervento che in qualche modo può andare a ridurre in ambienti eccessivamente caldi il contenuto di zuccheri. Se in passato ecco si cercava di avere uve molto zuccherine, oggi stiamo un po' tornando invece a cercare schemi di impianto e di gestione che possano in qualche modo limitare l'eccesso che andiamo a rilevare di livelli zuccherini. Un'altra ecco possibilità è quella di utilizzare degli antitraspiranti, cioè dei prodotti che in genere sono naturali, delle resine che distribuite come un normale fitofarmaco vanno a creare una patina, un film sottile trasparente sulle foglie che riducono per alcuni giorni la traspirazione, quindi la perdita di acqua e anche l'eccessivo aumento di temperatura delle foglie a livello di chioma. Anche questo può essere un intervento utile da utilizzare chiaramente nel momento in cui si hanno i maggiori stress e che per periodi non elevati di tempo può dare dei risultati sicuramente molto interessanti, riducendo in parte anche la fotosintesi, ma limitando un po' anche l'eccesso di accumulo di antociani. Naturalmente la possibilità più semplice sarebbe quella di utilizzare l'irrigazione, ma risultati interessanti potrebbero essere ottenuti anche con una sorta di sfruttamento dell'acqua con una refrigerazione evaporativa, cioè utilizzando ecco a livello non tanto di chioma quanto della parte basale del vigneto, utilizzare appunto l'impianto di irrigazione per raffreddare l'aria e quindi mantenere i livelli termici un po' più bassi rispetto a quelli normali. E poi naturalmente abbiamo la possibilità di intervento sulle tecniche enologiche, quindi come ho accennato epoca di vendemmia, magari sdoppiando la raccolta. Naturalmente le fermentazioni che sempre più dovranno essere effettuate a temperatura controllata, non soltanto per i vini bianchi come già si fa, ma anche per ottenimento di vini rossi. Così come la refrigerazione direttamente in campo delle uve prima della diraspatura, subito dopo la raccolta. E poi ecco, attenzione al rischio di arresti di fermentazioni, soprattutto dovuti alla bassa disponibilità di azoto. Come accennavo prima, ecco, nel lungo termine dovremo andare facilmente a rivedere anche la localizzazione dei nostri vigneti, e questo si può fare andando a conoscere anche nel dettaglio gli ambienti, ad esempio sfruttando alcuni valori relativi alla sommatoria delle temperature del periodo vegetativo. Questa è una semplice somma dei valori termici che convenzionalmente si considerano sopra a 10 gradi, che hanno un effetto sull'attività vegetativa della pianta. Così come anche quello che si definisce indice eliotermico di Ughlen,
che utilizza anche un coefficiente di latitudine e che però ecco, si basa sempre su sommatorie termiche, sostanzialmente da aprile a ottobre, quindi in tutto il periodo vegetativo. Scusatemi, mi è partita la presentazione. Ecco, dicevo, questi indici ci possono anche indicare le varietà più idonee. Se vedete qui c'è un elenco, all'aumentare del valore della sommatoria termica, un elenco di vitigni che sono più idonei per quei livelli. Per cui nelle zone più fresche, ad esempio, si andrà a utilizzare il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, il Camus. Nelle zone più calde andremo a utilizzare vitigni quali il Syrah, il Sangiovese, i Trebbiani, per arrivare alle zone molto calde dove sono più adatti vitigni quali il Nero d'Avola o l'Aglianico, che come dicevo, essendo già coltivati in ambienti molto caldi, si sono in qualche modo adattati a questa situazione. Torno un attimo al rischio delle gelate tardive, perché questo anche da un punto di vista poi assicurativo è un aspetto credo che per molti tecnici sia importante. Ecco, noi stiamo registrando molti danni sempre maggiori da gelate tardive, non tanto perché abbiamo temperature più basse in primavera, ma quanto perché l'innalzamento termico di fine inverno porta ad un anticipo di germogliamento e quindi la pianta subisce il ritorno di freddo quando è in una fase già avanzata, magari alla terza, quarta foglia. In passato, ecco, le gelate avvenivano quando ancora la pianta era più o meno in riposo invernale, per cui i danni non erano chiaramente marcati. Anche in questo caso si può intervenire, abbiamo detto, con potature tardive, quindi ritardando l'epoca di potatura, ma si può anche alzare la fascia vegetativa. Solitamente nel corso di queste gelate abbiamo i livelli termici più bassi a livello del suolo, quindi già alzando anche di 20-30 centimetri la fascia vegetativa si può in qualche modo sfuggire al rischio di forti danni da gelate tardive. Così come abbiamo visto che suoli che vengono lavorati hanno in qualche modo un effetto anche termico in quanto riducono un po' il rischio delle gelate tardive rispetto ai suoli inerpiti, dove abbiamo una maggiore dispersione termica e quindi un rischio più elevato. Se vedete, ecco un esempio, in annate recenti di forti danni da gelate tardive, i danni maggiori sono quando la pianta era nella fase filologica 4-5, vale a dire grappoli visibili o grappoli distesi, appunto in quelle situazioni i danni erano molto più elevati, arrivando a superare tranquillamente il 50 ma anche il 70-100. Anche per le zone a rischio elevato di gelate tardive abbiamo la possibilità di scegliere in prospettiva varietà più adatte, ad esempio vitigni che hanno un germogliamento molto più tardivo, i Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, le Malvasie, il Trebbiano Toscano, ecco, sono esempi di vitigni a germogliamento tardivo che solitamente non risentono molto dei danni dovuti a gelate rispetto magari a varietà quali Chardonnay, Verdello o lo stesso Sangiovese, che invece tendono ad anticipare l'epoca di germogliamento. Questo è un esempio dalla vicina Francia, dove negli ultimi anni si stanno sempre più attrezzando le aziende per disporre sui vigneti dei fornelletti che vengono accesi in situazione di allarme, quindi ecco quando è prevista una gelata, però vedete, ecco, al di là della spettacolarità delle immagini, questi hanno un costo notevole sia di materiali appunto da utilizzare, ma anche di personale che poi deve essere pronto a intervenire su superfici anche abbastanza ampie. Ma un accenno soltanto a quello che succede in Francia, non per copiarli, ma perché la Francia ha preso sul serio i cambiamenti climatici, addirittura ha avviato una strategia nazionale sui cambiamenti climatici in viticoltura, con ben 7 punti e con naturalmente idonei finanziamenti che porteranno ad una maggiore conoscenza delle zone viticole, a adottare i metodi di produzione, le pratiche enologiche,
a attivare ricerca e formazione e addirittura anche a ridurre le emissioni proprio per in qualche modo dare un contributo alla riduzione dei cambiamenti climatici. Ecco, questo potrebbe essere un esempio, spero, anche da seguire da parte dell'Italia. Questo è sempre un esempio delle esigenze climatiche dei vitigni, anche qui ci rifacciamo a quanto già detto, ogni vitigno ha un suo optimum di temperatura per cui si può cercare di migliorare la situazione andando oggi a scegliere varietà che hanno una richiesta termica più elevata. Andrei a concludere, non so se il tempo a mia disposizione è terminato, riassumendo quindi ecco quello un po' che abbiamo detto. Il tecnico o l'agricoltore può cercare di rispondere ai cambiamenti termici sia in fase di impianto, quindi ecco scegliendo vitigni, porti innesti e ambienti più idonei, sia in fase di gestione del vigneto esistente, quindi tecniche colturali, soprattutto potatura invernale, gestione del verde e gestione del suolo e quando possibile l'irrigazione, ma in questo caso ecco poi ascolteremo i relatori che seguiranno. Quindi ecco questa è un po' la situazione relativa alle possibilità di intervento che abbiamo nei riguardi delle nuove situazioni a livello tecnico che stiamo registrando con livelli purtroppo sempre maggiori e sempre più frequentemente in queste ultime annate. Bene, io mi fermerei qui per sentire poi Spatafora che ci parlerà invece di interventi pratici che lui sta effettuando. Allora, grazie professore, è davvero un intervento denso di contenuti e esposto magnificamente. Ci sono delle domande però per lei, quindi bene, le assolviamo prima di passare a Spatafora. La prima è quella di Ettore che sottopone questa considerazione alla sua attenzione. Varrà la pena di riconsiderare le forme di allevamento che prevedono la consociazione con tutori vivi, asceri, pioppi, quindi uno sguardo un po' diciamo al passato della viticoltura in relazione invece alle altre soluzioni che lei ha indicato, quale è l'altitudine, l'orientamento, lo spostamento di latitudine. Cosa gli rispondiamo, prof? Dunque lì è un problema anche un po' di gestione poi del vigneto, perché oggi dobbiamo pensare un vigneto meccanizzato sostanzialmente, quindi ecco andare su forme come quelle bellissime dal punto di vista paesaggistico che accennava insomma il collega, però è poi difficile da poter gestire ecco dal punto di vista poi economico, per cui ritengo che si debba andare ecco invece magari su forme che so per i vitigni bianchi una cortina libera impalcata a 1,70 m con vegetazione ricadente potrebbe essere una soluzione, quindi rimanendo sempre su forme però sostanzialmente in parete che possono ecco dare possibilità poi di meccanizzazione elevata. Certo, ed efficientare la conduzione del vigneto. Altra, più che domanda, una segnalazione, segnalo che le sedimentazioni date da quercetina possono essere ben controllate per via enzimatica come proposto dal professor Vincenzi dell'Università di Padova. Non so se su questo vuole dire qualcosa a corollario, professore? Sì, naturalmente si può intervenire, ci sono diversi studi in proposito, però se il problema si può evitare alla fonte, ecco, questo sarebbe più utile, anche perché oggi si cerca sempre di avere un vino quanto più naturale possibile, tra virgolette, ma quindi ecco, meno interventi si vanno a fare successivamente e meglio è, perché poi la quercetina solitamente ecco, è una componente che non si riesce in qualche modo, come dire, a prendere in esame finché non c'è il problema, quindi ecco si rischia poi di trovare il prodotto magari già commercializzato dopo 6 mesi, 8 mesi e il negozio trova questi vini con questo residuo che da un punto di vista soprattutto visivo ecco deprezza il prodotto. Bene, in chat abbiamo ricevuto anche altre richieste e quindi rassicuro tutti circa il fatto che questa giornata di studio è registrata e verrà messa a disposizione così come la precedente. Lorenzo Venturini ha già peraltro postato il link sia della precedente registrazione che di quella in corso e questo sia perché delle persone lo volevano segnalare dei colleghi ma anche in virtù del fatto che alcuni stanno avendo invece dei problemi
problemi per quanto riguarda il collegamento, visto che il maltempo, parliamo di cambiamenti climatici, diciamo, sta imperversando sul paese. Due ultime annotazioni. Uno, ho visto la citazione in alcune slide del professor Alberto Pagliotti, che so è umbro d'adozione, so essere impegnato in un altro convegno, e quindi lo salutiamo, visto che prima parlavamo anche dell'Università di Padova, e poi che quell'esperienza che lei riportava con quella foto davvero suggestiva, ad esempio qui in Umbria, terra da, diciamo, dove abito, è già stata attuata negli ultimi 2 anni in alcuni vigneti del Perugino, così come immagino in altre parti d'Italia, ma con le difficoltà da un punto di vista economico e organizzativo al quale il professor Storchi ovviamente faceva riferimento. Quindi tanta suggestione fotografica, ma poi tante difficoltà. Bene, grazie ancora professore, grazie davvero, rimarrà anche lei immagino in contatto, certo, con noi fino alla fine, e quindi se ci sono altre domande al riguardo siete invitati a sottoporle tramite la chat. Invece invitiamo al microfono, per così dire, Alessandro Spatafora, Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, espressione del Collegio di Siena, però se non mi sono informato male, o comunque toscano. Questa mattina era a Brindisi, su questo, diciamo, asse Accademia, Collegio dei Periti Agrari e soprattutto Umbria Toscana giocherò un po', perché poi insomma c'è una notizia che vorrò dare anche se mi è stato impedito. E quindi Alessandro era se non sbaglio questa mattina a Brindisi, mi diceva, in Puglia, quindi è portatore di anche lui di tante esperienze, e lo invitiamo quindi a rappresentare nel suo intervento invece gli aspetti riferiti ad esperienze dirette appunto da parte di professionisti che come lui operano in tutta Italia. Grazie Alessandro. Grazie. Allora. Grazie. Mi sentite? Sì, molto bene. Ok, allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questa opportunità di parlare un po' di questi problemi anche dal punto di vista pratico. Quindi in questa breve presentazione, la mandate avanti voi? La manderò avanti io. Mi dire. O posso da qui? No. No, pensa tutto dalla regia, al dottor Simone Milani, che anzi ringraziamo, diciamo, per quello che sta assicurando, per l'assistenza. Prego. Ok, possiamo andare alla prossima? Ecco, in questa presentazione, in pratica, dove dal punto di vista poi molti aspetti li ha già toccati e diciamo e sviscerati Paolo Storchi in maniera assolutamente impeccabile. Io, diciamo, vi racconterò un po' quello che io ho fatto in campo, quello che sto facendo, le esperienze di questi ultimi 8-10 anni fatte in Italia e anche un po' fuori, per cercare di affrontare queste problematiche, chiaramente in attesa che poi il mondo scientifico, in attesa che appunto l'iniziativa anche è stata presa in Francia, che è assolutamente condivisibile, che possa dare i suoi frutti. Prego, vado avanti. Quindi questa è un po' è l'introduzione degli argomenti di cui parlerò, e quindi i problemi che ci affliggono sono chiaramente legati molto alle temperature, quindi a queste temperature primaverili instabili, gelate tardive frequenti, a queste temperature medie più elevate, più alte, temperature estive più alte rispetto alla media degli ultimi decenni. E poi a questo problema delle precipitazioni che sono, io dico, diversamente distribuite, perché poi alla fine le precipitazioni più o meno sono rimaste invariate, ma molto avvengono in momenti molto diversi, in modalità diverse rispetto a quello che è il nostro standard. Prego. Può andare avanti? Grazie. E
e nella, nella gestione, diciamo, delle... Il lavoro che ho fatto che diciamo gli aspetti che ho affrontato per questo tipo di problematiche sono sul suolo, quindi abbiamo fatto degli interventi diversi, quindi sul suolo, sulla gestione del verde e sull'applicazione di biostimolanti specifici per vedere, per cercare di limitare alcuni danni. Prego. Allora, nella gestione delle gelate, io le riflessioni che abbiamo fatto sono sulla potatura, quindi periodo di potatura. Potatura tardiva è un vantaggio o uno svantaggio? Non lo so. Diciamo che io ho visto questo nell'ultima annata, quindi nel 2021, per quanto riguarda, ripeto sempre, le esperienze che io ho fatto in prima persona, dove c'erano delle viti che avevano germogliato, avevano 5-6 centimetri di sviluppo vegetativo nel periodo, diciamo, del 7-8 aprile, che c'è stata la gelata più tremenda del 2021, se diciamo che abbiamo, adottando alcune soluzioni, degli idrolizzati, trattamenti diciamo preventivi con degli idrolizzati proteici, hanno resistito molto bene alla gelata, cioè abbiamo sopportato anche questo tipo di temperature. Le piante invece che in quella fase, io sto parlando di quest'anno per quello che ho potuto vedere, le piante che sono state potate un po' più tardi o comunque erano più tardive come varietà e che erano a gemma gonfia hanno avuto più danni in quel preciso momento, in questo dato contesto. Magari ecco, non solo in Toscana, perché i problemi li abbiamo visti un po' in tutta Italia e anche fuori. Non lo so, diciamo che ho visto questo, che utilizzando questi idrolizzati, diciamo, abbiamo abbassato probabilmente la temperatura di congelamento, quindi e migliorato il comportamento dei tessuti, l'elasticità, la plasticità dei tessuti. E quindi abbiamo avuto questa resistenza maggiore rispetto alle piante che erano più indietro. Prego. Io non sto seguendo, cioè è successo qualcosa su questa presentazione, vabbè, vediamo un po', andiamo passo passo. Queste qui sono delle immagini, cioè non trovo le slide in successione. Allora, questa immagine che state vedendo adesso è una, qui siamo su Montalcino, il giorno successivo alla gelata, ovvero eravamo al 9 di aprile, e con la centralina che vedete ho avuto modo di monitorare abbastanza bene. Dall'immagine della centralina vedete che siamo scesi a meno 5 in quel caso lì e per diverse ore, come vedete è durata molto a lungo. Quella vite in alto a destra è la vite lì accanto alla centralina e la vedete giù in basso a destra la stessa vite, quindi è andata regolarmente a maturazione con delle foglie in buono stato di salute anche diciamo a livello, quando siamo arrivati qui eravamo in fine settembre mi sembra, quando è stato quindi l'uva è andata regolarmente in maturazione senza scottature e senza danni particolari. Prego, può andare avanti. Questa è un'immagine che riguarda quello che dicevo prima, la situazione diciamo delle precipitazioni, scusate, delle precipitazioni e delle temperature preso dai dati che sono pubblicati dall'AMA, dove si vede che
tutte queste differenze, diciamo, a livello di precipitazioni non ci sono, è che sono distribuite malissimo. Abbiamo queste bombe d'acqua nei periodi più disparati, ma non il terreno non le assorbe. E le temperature abbiamo avuto, quindi lì a destra vediamo che queste temperature mediamente abbiamo avuto questo innalzamento importante. E non ho i dati di altre regioni, ma vi garantisco che la situazione in tutta Italia è stata terribile. Ci sono delle zone dove abbiamo superato ampiamente 44-45 gradi per molti giorni. Prego, vada avanti. Ecco, rilacciandomi anche a quello che diceva prima Storchi, la situazione dei terreni è complicatissima. Quindi, diciamo che con queste temperature i terreni hanno avuto una perdita di portanza molto importante. La sostanza organica è sempre meno presente. Voi vedete, abbiamo così, giusto per documentare, messo una fettuccia dentro una fessura, qui eravamo a 60 centimetri, ma per me se andavamo dentro all'altra che era mezzo metro più avanti era più o meno uguale o forse più profonda. Quindi quando abbiamo spaccature nei terreni che sono profonde 60-70 centimetri, è chiaro che la situazione degli apparati radicali delle nostre viti sono molto ma molto compromessi. E quindi la vita nel terreno stessa, quindi senza sostanza organica, in queste condizioni la vita nel terreno è messa a dura prova, quindi la nostra biosfera ha perso molto, molto della sua efficacia. E poi ho assistito a questo problema degli scompensi nutrizionali, quindi per tutta questa situazione legata a fenomeni siccitosi e a temperature, quindi a questa scarsa presenza di sostanza organica o comunque poco disponibile nei terreni, abbiamo spesso degli scompensi nutrizionali e quindi è la vite, ovviamente, faccio un esempio per tutti, se la vite ha difficoltà per un qualsiasi motivo a assorbire e lavorare elementi tipo fosforo, me la aggrava ancora di più la situazione, diciamo, il suo comportamento e la sua resistenza nei confronti di questo cambiamento climatico. Prego. E quindi sì, scusate, ma mi si sono un po' mescolate queste, sì, diciamo, queste slide. Ai nostri diciamo, spettatori, che è l'unica presentazione dove abbiamo avuto qualche problema per la proiezione direttamente da parte del relatore e quindi lo stiamo facendo da remoto tutto qua. Ecco, non so che è successo, ma dal computer non mi partiva, sono purtroppo non so. Perfetto, prego. Scusate. Alessandro. E quindi... E quindi abbiamo, diciamo, questa, io ecco, per cercare di contenere i danni, diciamo, da questa situazione delle precipitazioni, ho riconsiderato in molte situazioni le lavorazioni profonde autunnali che erano state abbandonate, perlomeno da parte mia, da diverso tempo, quindi con l'obiettivo di trattenere, incamerare, io dico immagazzinare più acqua possibile nel periodo invernale. Sto rivalutando molti inerbimenti, sicuramente gli inerbimenti naturali in molti casi danno competizione idrica nei periodi estivi e quindi molti inerbimenti li abbiamo dovuti eliminare, quindi fare delle lavorazioni. E come sto da ormai da qualche anno in molte zone della Maremma e anche da altre parti, riconsiderando le tecniche di aridocoltura che si usano da sempre ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nel Nord Africa, nel Sud Italia, in Sicilia, in Puglia, quindi, e le ho applicate in Toscana, quindi cercando di andare senza toccare più di tanto il terreno nei periodi drammatici, a chiudere quelle spaccature, o a provare a chiudere quelle spaccature che vi ho fatto vedere prima. Prego. Ecco, questa è un'immagine fatta con FLIR, quindi con una ripresa, diciamo, delle temperature fatta in un vigneto, credo che qui siamo a Montalcino, sì.
dove si vede che abbiamo al terreno, al centro del filare, i 57-58 gradi, quindi siamo arrivati a delle temperature prossime ai 60, in qualche caso anche eravamo oltre 65-66 gradi al terreno, e poi vediamo nella parete fogliare, questa è una parete fogliare trattata con degli idrolizzati proteici di origine vegetale, vediamo la temperatura che era a 32 gradi, nonostante il terreno fosse oltre 20 gradi di più. Ok, possiamo andare avanti. Confermo anch'io che i problemi che diceva prima Storchi sono molteplici, quindi quando abbiamo un'esposizione a queste temperature, a questa insolazione, quindi diciamo che abbiamo dei problemi di scottature sui frutti, quindi sulle bacche dell'uva, e quindi soprattutto su Sangiovese, il problema della quercetina quando c'è l'uva bruciata, quindi quella più esposta al sole, è un problema grosso, e quindi effettivamente ci sono, e danni alle foglie, danni all'apparato fogliare, e qui diciamo si apre una riflessione. Quando perdiamo il primo, il secondo e il terzo palco di foglie, i danni a livello di equilibrio è altissimo, elevatissimo. Non abbiamo la superficie fogliare a sufficienza per poter fare una maturazione, un decorso della maturazione regolare. Quindi degradazione elevata, gli scompensi, confermo anch'io che ovviamente li abbiamo trovati, cerchiamo di risolverli. Degradazioni elevate sono dovute, prima, io ho modo di vedere, insomma faccio analisi anche enologiche, per cui nella mia attività professionale, per cui vedo quello che sta succedendo, e le gradazioni alcoliche sono elevate, ma non perché l'uva è matura. L'uva si blocca a luglio, quando le temperature saltano, e quindi alla fine poi abbiamo questi scompensi con le acidità, con le temperature, con la componente aromatica polifenolica. Quindi effettivamente il problema è grosso, perché vediamo non 14 gradi e mezzo, ma io in laboratorio vedo i 16, 16 e mezzo, 17. Questi sono dei problemi molto grandi che dovremo in qualche maniera affrontare fra tutti. La butto come provocazione, bisognerebbe anche cercare delle pratiche enologiche magari che possono risolvere questo tipo di problema. Vediamo. E quindi le fermentazioni complicate sì, perché ovviamente ci sono, diciamo quando c'è quella situazione di temperature e temperature atmosferiche e siccità, situazione di siccità in quel modo nei terreni, l'azoto non è assolutamente sufficiente, quindi abbiamo problemi di APA e quindi sicuramente le fermentazioni sono molto ma molto complicate per la gradazione e per le composizioni dei mosti e delle uve. Prego. Questa è un'altra immagine che abbiamo preso in alcuni vigneti. Sul lato sinistro vedete una parete fogliare non trattata, eravamo a 43,6 gradi, a fianco vedete in alto questa foglia che per la verità non sta benissimo, però sopravvive e vive, e aveva con la differenza del trattamento di aminoacidi di origine vegetale era più bassa, 38,80, quindi di circa 5 gradi. Con la differenza che a sinistra le foglie, scusate ma non ho la foto reale, ho solo quella infrarossi, le foglie erano molto ingiallite, molto provate, quelle a destra sono arrivate regolarmente a vendemmia, verdi, lavorando, quindi questo è stato una sorpresa per noi, perché comunque resistere a queste temperature e lavorare, quindi essere attivi, svolgere attività in queste condizioni non è semplice. Prego. Allora, qui altra riflessione. Periodo di potatura. Io sulla potatura, così io cerco di essere, ma ovviamente è quello che sto facendo, ma io cerco di stare un po' con i piedi sopra staffe, perché la verità non saprei
in queste condizioni, perché io non ho, nonostante che sono oltre 40 anni e faccio questo mestiere, ma non saprei qual è la scelta più giusta. Dico che se le aziende hanno la possibilità di stare, la potatura, diciamo, invernale la farei in più periodi, da avere almeno, da ridurre il rischio, perché non abbiamo, non sappiamo se e quando verrà la gelata tardiva, in che intensità verrà, quindi se abbiamo le viti in momenti fenologici diversi, sicuramente abbiamo più possibilità di uscita, almeno su una buona parte del vigneto. Io ricordo proprio, ma mi sembra prima di no, Lecce, zona Leverano, al 7-8 aprile il Chardonnay era già 30 cm di sviluppo. Noi eravamo in Toscana a 2-3 cm, 4, quindi sui Sangiovesi, più o meno, ecco, nella zona chiantigiana. Quindi in queste condizioni, ecco, giù a Leverano, per esempio, abbiamo avuto, trattando anche lì con, subito prima della gelata, con questi aminoacidi, abbiamo avuto un grandissimo successo e siamo riusciti a limitare fortissimo i danni. L'altro argomento di cui, anche qui con le dovute cautele, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, sfogliatura precoce, ma vediamo se, allora, sfogliatura precoce sì, nelle zone fresche, fondovalle, dove non troppo esposti al sole, dove c'è il rischio che mi arrivi la solata e che comunque abbia un cedimento dell'apparato fogliare, io cerco di limitare, diciamo, la sfogliatura, o comunque di fare attenzione. Poi ovviamente l'azienda, l'imprenditore prenderà le sue decisioni, però i rischi, io faccio sempre presente i rischi che possono esserci, così come la scimatura. Io ultimamente non nascondo che sto facendo, da dove sono costretto, scimature molto alte, non al terzo filo, ma molto più alte, per poter avere qualche chance in più sulle foglie, sull'apparato fogliare, o addirittura alla non scimatura. Sto facendo in alcune situazioni molto gravi, come esposizione, come condizioni generali. E niente, l'altra cosa che ho visto proprio quest'anno, noi non dimentichiamo che abbiamo avuto, mi sembra, più di 100-105 giornate con temperature oltre 35 gradi, più o meno nel centro Italia. A sud le temperature, il periodo era sempre quello, però sono state più alte, con tantissime giornate oltre 42-43 gradi, 44. La vita in queste condizioni, se io faccio la scimatura, non mi produce le femminelle a sufficienza, quindi non ricaccia a sufficienza. E quindi, diciamo, bisogna far presente all'azienda questi, quali sono i rischi. Poi dopo ovviamente ci sono le esigenze aziendali di coltivazione e si fa quello che è necessario, però sicuramente ne parliamo. Sfogliatura estiva... estiva ormai ci pensa l'andamento stagionale a farla, purtroppo, e quindi la sfogliatura in genere la faccio prima del periodo vendemmiale, 15-20 giorni prima della vendemmia se necessario, quindi non cerco di limitare questo tipo di azione. Prego Alessandro, per quanto possibile ti invito, diciamo, a velocizzare un pochino, che siamo, come dire, siamo quasi al termine del tempo che ti ha concesso e ci sono varie domande che ti verranno sottoposte. Grazie. Ok, allora cerco di andare veloce. Questa è un'altra immagine sempre fatta sulle temperature. A sinistra non trattato, a destra trattato con idrolizzati proteici, e lì la pianta a sinistra chiaramente era ferma, quella a destra invece stava lavorando, quindi era in salute, quindi stava lavorando bene, quindi ha portato in fondo le uve a maturazione regolare. Prego. Quando si prevede, io l'esperienza degli ultimi 7-8 anni è stata questa, quando vediamo che l'andamento stagionale prevede delle temperature medio-alte, io faccio fare un trattamento con questi aminoacidi subito in posta di regagione come prevenzione, e diciamo le piante in generale non si bloccano. Allora, nel 2021 io i danni da freddo, da caldo, ovviamente li ho subiti, ma a ragione di qualche punto percentuale. Non abbiamo perso il 60% di produzione, quindi abbiamo perso il 4-5% più o meno in tutte le aziende che sto seguendo. Quindi questo è quello che poi è il risultato finale che ho ottenuto operando in questa maniera. Quindi, perché le foglie, appunto,
mantenendo questa vigoria, sono andate, hanno svolto la loro attività fino in fondo. Prego. Altro problema che io ho visto, questo post gelata, quando le piante subiscono una gelata, abbiamo perlomeno dal 17 in poi, questo è quello che ho osservato, dal 2017 in poi, in Toscana già il 17 abbiamo avuto un 25-30% di germi sterili, dove hanno usato degli idrolizzanti proteici buoni, di buona qualità, sulle gelate, questo fenomeno non c'è stato. Come abbiamo limitato i danni nelle fasi di agostatura, quindi se la vite non soffre delle temperature assurde durante il mese di fine luglio-agosto, l'agostatura la fa bene, quindi facciamo una differenziazione del germe ottimale. Prego. Porta innesti. Allora, qui questa apre una triste parentesi, perché abbiamo una situazione, cioè il materiale viticolo che c'è nelle aziende lo conosciamo, negli ultimi, dagli anni 2000 in poi in particolare, abbiamo spinto molto, me compreso, sui fittonanti, quindi su tutte le rupestris per berlandieri, a discapito delle vecchie, dei vecchi 420A e 5000B che avevamo nei nostri vecchi vigneti. Io ho dei vecchi vigneti, ho visto questo, cioè nelle vigne vecchie o comunque su 420A o cover 5000B lavorate in un certo modo, ho molti problemi di siccità. E quindi ovviamente non si può, prego, andate avanti. Ovviamente non si può fare, non è soltanto il problema del porta innesto, è un problema del porta innesto in quel dato contesto. Quindi però ecco, anche i porta innesti fittonanti, visto che hanno dei grandi limiti sul problema della siccità, insomma dei cedimenti ne ho visti tanti. E ovviamente qui bisognerebbe fare, cioè quando si fa la scelta del porta innesto, quando si fa un piano di un nuovo impianto vigneto, bisogna, oltre all'analisi del terreno dettagliata, rimettere a posto la fertilità di quel dato terreno, bisogna capire anche la situazione pedoclimatica. Quindi oggi, quando si fa un nuovo impianto, secondo me va fatta un'analisi un pochino più complessa prima di decidere quale porta innesto in quel terreno, in quel contesto, con quel sesto di impianto, eccetera, eccetera. Ne va per la vita del vigneto e del suo successo. Prego. Quindi, conclusione, quindi il clima sta cambiando rapidamente. Possiamo aiutare le piante ad adattarsi un po' a questi fenomeni di scompensi con dei biostimolanti. Chiaramente i miracoli non si fanno. Per adesso abbiamo visto che fino ai 44-45 gradi reggono, non so oltre, non ho idea. Bisogna fare molta attenzione alla lavorazione del terreno e alla gestione del verde, perché quando non sono in equilibrio i problemi vengono fuori. E poi quando se si ripianta nuovi impianti vigneti, quindi attenzione ai porta innesti. Radici, altra parentesi importante, sono le micorrizee. Ho visto che le viti, le piante micorrizzate, hanno un comportamento molto molto più superiore rispetto alle altre a livello di resistenza. E poi fare delle analisi per bene, per fare dei buoni ripristini nutrizionali, soprattutto sulla sostanza organica. Prego. Ok. Bene, grazie a te Alessandro. Due parole, diciamo, è portatore di un'esperienza che deriva dalla gestione di migliaia di ettari di terreno, mi segnalano di vigneti, mi segnalano dei tuoi colleghi in chat. Facevi riferimento ad esperienza all'estero, vedevo da informazioni su internet, credo che ti riferiva all'Albania, alla Bulgaria, diciamo, no? A quell'area lì, quindi è altrettanto interessante. Io commentavo in chat che hai fatto un po' il campanilista parlando soprattutto della Toscana, e ci mancherebbe, ma poi se potrai condividere, diciamo, anche tu in chat i dati di altre regioni saranno sicuramente utili. Alcune considerazioni che sono arrivate da parte di colleghi. Segnalo che con potatura tardiva in genere si riducono i danni delle gelate tardive. Di contro, potare a gemba gonfia e schiusa riduce la produzione del 20-30%, mentre a germogliamento avanzato la riduce addirittura del 50-60%. Questa è un'esperienza su Sangiovese e Merlot che ci segnala Nicola Menditto. Non so se vuoi fare, diciamo, un corollario, se queste percentuali sono anche da te riscontrate nelle tue esperienze, ma davvero brevemente, solo per capire
diciamo, se stiamo in linea. Diciamo, io questa non esiste una regola, cioè io non me la sento di dire facciamo così che vai bene, non è così semplice. Io ho visto questo, che se le viti potate in epoca tradizionale, quindi io diciamo da metà gennaio in poi, quindi che al momento al 7-8 aprile quest'anno avevano, ma l'abbiamo visto già negli ultimi 6-7 anni questo trend, quindi che al momento della gelata avevano un minimo di superficie fogliare in grado di assorbire degli aminoacidi, io sto parlando di aminoacidi di origine vegetale da fabace, quindi con molto reattive, quindi che hanno un'alta percentuale di aminoacidi liberi a basso potenziale molecolare, quindi la pianta li assorbe rapidamente e è in grado di rispondere immediatamente al problema. Ma posso parlare di Sardegna, di Marche, di tutta Italia, dal Piemonte veramente alla Sicilia, anche un po' più giù. Quindi abbiamo fatto veramente una grande esperienza. Io questi numeri non lo so. Diciamo che non possiamo, no, generalizzare ovviamente. Anche assolutamente. Anche in termini di latitudine l'Italia cambia molto. E un'altra considerazione viene da Guido: inerbimenti sull'interfilaco, specie vegetali rustiche, migliorano la portanza del suolo senza prelevare troppa acqua dal terreno. Anche questo ti chiedo, come dire, una considerazione da parte tua. Ma dipende dalle zone, dipende dalla giacitura del terreno. In genere sullo spontaneo abbiamo spesso delle graminacee o spesso delle crucifere che vanno in competizione idrica con la pianta nei mesi estivi. Io personalmente quando progetto gli impianti di inerbimento cerco di utilizzare ad esempio del trifoglio sotterraneo, che purtroppo ahimè lo compriamo dall'Australia, ma è autoctono della Sardegna da migliaia di anni, quindi che è l'unico trifoglio con ciclo annuale che si autosemina con le prime piogge di settembre, dove in pratica però non mi va in competizione idrica da maggio a settembre, e ho trovato tanto giovamento nell'abbassamento della temperatura, nella portanza del terreno, nell'apporto di sostanza organica. Sugli spontanei qualche problema, cioè, io ne ho rotti tanti, ecco, ne ho debuttati tanti quest'anno, sì. Altra considerazione da parte di Marco Niccolini, ci dice se in presenza del problema quercitina l'irrigazione può aiutare. Ni, nel senso che l'irrigazione mi risolve il problema della siccità, ma non delle temperature. E quindi sicuramente la situazione è migliore, ma io ho visto uve scottate fino in fondo alla Puglia, cioè fino a Lizzano, fino in Sicilia, ho visto uve scottate in tutta Italia, anche fuori, quindi anche dove c'è l'impianto di irrigazione, quindi abbiamo risolto in buona parte il problema della siccità assolutamente, ma non delle temperature. E quindi le temperature, addirittura c'è stato qualche problema anche sotto copertura, perché noi stiamo parlando adesso di uva da vino, nelle uva da tavola sono tutte sotto in coltura protetta, ma le temperature erano andate alle stelle anche là sotto, quindi hanno avuto problemi anche su alcune zone sulle uva da tavola, la zona di Metaponto e dintorni. La Bisericata. Grazie ancora Alessandro per questa tua disponibilità. Prego. E per queste, ce n'è ancora un'altra. Come e perché reagisce la pianta trattata con idrolizzati proteici? Niccolò Cambelli, credo che sia sempre per te Alessandro. Allora, idrolizzati proteici, innanzitutto è una famiglia molto grande, ormai gli aminoacidi, tutti si sta parlando di aminoacidi. Allora, io la mia strategia è stata quella di lavorare, ho lavorato molto su questo, su idrolizzati proteici, punto, senza componenti ormonali, quindi non ho usato più di tanto alghe, quasi per niente, per capirsi. Questi idrolizzati proteici che abbiamo utilizzato hanno intorno al 30%, quindi in genere tecnicamente a livello industriale vengono prodotti così, arrivano al 30% di componente aminoacidica, di cui circa il 10% di questa, quindi 3-3,5%, sono aminoacidi liberi. In base a questi qui, in base a come sono lavorati, danno la loro reattività, vengono assorbiti dalla pianta rapidissimamente. Più è basso il peso molecolare, quindi il principe è la glicina, quindi la glicina è l'aminoacido con peso molecolare più basso, che viene più assorbita più rapidamente, anche in quelle condizioni di temperatura viene assorbita in pochissime ore, in 3-4 ore. E la pianta, una volta che l'ha assorbita, diciamo,
stimola la sua va a migliorare quindi il comportamento dei tessuti, dà elasticità e plasticità alle pareti cellulari, quindi viene assorbita rapidamente. Questo sia sul freddo, noi non abbiamo avuto problemi da freddo, veramente bassissimi a livello percentuale, e sia sul caldo. Quindi sul caldo, perché rimette in condizioni le aperture stomatiche di fare la sua funzione e di lavorare. Quindi le foglie sono verdi. Ovviamente non è semplice, è complicato, perché non esiste due vigneti nelle stesse condizioni, quindi ogni areale ha la sua storia, quindi è molto complicata. Però ecco, la reattività, secondo me la chiave è la reattività di una parte di questa componente aminocerica, che deve essere importante. Grazie. Passiamo al secondo slot. Richiamo in cattedra, proprio il caso di dire, il professor Simone Orlandini, questa volta non come in rappresentanza dell'Accademia di Gergofili, ma come professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie dell'Università di Firenze. Cambiamo anche, diciamo, leggermente il punto di vista, che è quello dell'adattamento alle carenze e agli eccessi pluviometrici, gestione della risorsa idrica, gestione del suolo, sistemazione idraulica agrarie e drenaggi. Grazie professore, al momento siamo in orario, tranquillizzo anche Lorenzo Venturini e ovviamente invito comunque tutti a stare nei tempi, proprio per dare spazio, come stiamo facendo, anche alle domande da parte della platea, seppur virtuale. Grazie professore. Grazie, buonasera di nuovo. In questo caso manca il secondo intervento, come è stato detto all'inizio, perché Francesco Bello non può essere presente, quindi diciamo, il mio intervento è orientato più a una parte generale, che poi doveva trovare appunto concretizzazione nel secondo intervento che non c'è. Quindi comunque devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto, appunto i relatori sia Spatafora che Storchi, hanno abbondantemente parlato, ecco, della pianta nell'ambito del contesto sia dell'aumento della temperatura che della variazione del regime pluviometrico. Quindi credo che il quadro per i partecipanti possa essere comunque esaustivo. Ecco, nello specifico, il mio intervento si limiterà a alcuni elementi di base che poi dovranno essere approfonditi, eventualmente questo potrà essere fatto in un altro incontro, eventualmente potremo dedicare più in particolare al tema dell'acqua. Allora, per quanto riguarda, ora vi condivido la presentazione. Allora, appunto, parliamo un attimo di questi temi, cioè eccessi pluviometrici, gestione della risorsa idrica, del suolo, sistemazione idraulica agraria. Allora, quali sono appunto l'aspetto legato all'acqua di maggiore interesse, ecco, legato al cambiamento climatico? È soprattutto questo, il fatto che, come vediamo in questa slide che riporta alcune elaborazioni sul territorio toscano effettuato dal consorzio Lamma, vedete che a livello quantitativo non ci sono grosse variazioni. Se prendiamo appunto gli ultimi quasi 60 anni, sono dal 55 al 2018, oltre 60 anni, vedete che in realtà i trend, come riportato dalle linee, sia da quella nera che da quella gialla, sono in sostanza non evidenziano un cambiamento rilevante. C'è qualche variazione, differenza fra le varie stagioni, ma ad esempio l'autunno, che è fra l'altro sarà la stagione più piovosa in Toscana, mostra addirittura un leggero aumento. Quindi in termini di quantità non c'è una variazione sostanziale, mentre è piuttosto chiaro il segnale di un aumento degli eventi estremi. Quindi eventi estremi che sono riportati con alcuni indici bioclimatici riportati in queste slide, ad esempio il numero di giorni con piogge superiori ai 41 mm. Vediamo nel grafico sulla destra, vede chiaramente come il valore sia in aumento, così come in aumento anche diciamo la quantità di pioggia che cade mediamente in un giorno.
ma allo stesso tempo nel grafico nella parte bassa si vede come siano in aumento gli episodi di siccità. Quindi il segnale che è evidente dai dati, quindi non si parla di scenari, di previsioni future, ma di dati che poi già anche i relatori precedenti avevano chiaramente messo in evidenza, è il fatto che più o meno le piogge annuali siano le stesse, quindi quando si va ad analizzare la quantità di piogge non abbiamo differenze significative, ma quello che cambia è l'intensità degli eventi, quindi piove, quando piove, piove in modo più intenso, quindi più millimetri all'ora, però queste piogge intense sono intervallate da periodi di siccità, quindi periodi durante i quali piove meno, e vediamo appunto che questi episodi sono in deciso aumento negli ultimi anni. Quindi piove raramente, ma quando piove, piove molto. E questo è molto critico per quanto riguarda la gestione del suolo, perché indubbiamente queste piogge intense che conseguenze hanno? Hanno conseguenze di ristagni idrici nelle parti di fondovalle, in quanto che le piogge sono, l'intensità di pioggia supera la velocità di infiltrazione del suolo. Queste piogge intense hanno anche un'azione battente sul suolo molto rilevante e vanno quindi a disgregare la struttura presente nel terreno. In questo modo poi anche e soprattutto nei terreni a granulometria fine, limosa e argillosa, le particelle più fini percolano verso il basso, vanno a ostruire anche l'eventuale macroporosità presente e le conseguenze sono quelle che vediamo, quindi ristagni anche prolungati nel tempo, soprattutto evidentemente nelle zone di pianura. Mentre nelle zone collinari gli episodi di dissesto idrogeologico sono sempre frequenti, sono frequenti i fenomeni erosivi, perché appunto la pioggia che non si infiltra viene ruscella sul terreno e va a causare fenomeni erosivi che in un primo momento possono essere di origine laminare, ma che poi possono trasformarsi rapidamente in erosione da solchi o da fossi, ma allo stesso tempo abbiamo anche fenomeni di movimenti di massa che sono anche causati da processi di erosione profonda che si possono verificare quando l'acqua si infiltra, comincia a scorrere su uno strato impermeabile, ad esempio anche uno suolo di lavorazione o uno strato argilloso o uno strato che comunque impedisce il passaggio dell'acqua. Quindi quando poi abbiamo queste piogge intense vanno a accumulare, aumentare il peso del terreno e conseguentemente abbiamo questi movimenti verso valle che è evidente come in un vigneto rappresentino un danno che difficilmente si riesce a ripristinare, un danno permanente ovviamente molto più grave di quanto non possa essere un episodio simile che possa manifestarsi su una coltura erbacea che consente comunque annualmente un ripristino di una situazione anche in casi sostanzialmente gravi che vanno comunque prevenuti. Quindi questa è un po' la situazione che si manifesta quando abbiamo piogge intense. Allo stesso tempo abbiamo le piogge, carenza di piogge, che generalmente è anche accompagnata da un eccesso di temperatura. Quindi associamo lo stress idrico allo stress termico, di cui appunto i relatori precedenti hanno parlato in maniera molto dettagliata e chiara. Quindi in questo senso è evidente che quello che noi potremmo fare è sicuramente creare dei sistemi che possano accumulare l'acqua nei periodi di disponibilità. In questo senso l'azione, ad esempio, sugli aghetti collinari è un'azione importante perché può permettere di accumulare qualche decina di migliaia di metri cubi di acqua che può essere utilizzata per irrigazione di soccorso nel periodo estivo e allo stesso tempo può rappresentare una possibilità di volano anche nei periodi invernali di piena, quindi per accumulo dell'acqua quando appunto le piogge sono troppo intense si rischia di avere delle esondazioni. Quindi ha anche un ruolo essenziale dal punto di vista della regimazione idrica.
Allo stesso tempo, appunto, quest'acqua così accumulata può essere gestita e sicuramente con la possibilità di applicare dei modelli di bilancio idrico può essere uno strumento importante che può essere utilizzato, in quanto che a vari livelli di complessità, quindi anche nella forma più semplice che tenga conto dei processi evapotranspirativi e della riserva idrica nel terreno, o nei modelli più complessi che tengano conto anche di tutto quello che succede a livello suolo e a livello anche di bacino imbrifero, possa permettere appunto una quantificazione ottimale della quantità di acqua presente nel terreno e delle eventuali esigenze per la coltura. Lo stato della coltura può essere poi monitorato attraverso appositi strumentazioni anche ecofisiologiche, misurazioni anche con drone o altro, e ci possono permettere poi di definire anche il livello di stress idrico, ma prevalentemente termico, della coltura, stabilendo così in modo ottimale i momenti di intervento. Chiaro che la possibilità di avere un monitoraggio agrometeorologico del territorio, inserire questo monitoraggio con dei modelli che tengano conto anche del monitoraggio che può essere effettuato sulla coltura, fornisce un quadro completo che può essere assolutamente di supporto alla gestione del vigneto. Quindi in questo senso è importante la conoscenza sia del contenuto idrico del terreno, ma soprattutto del potenziale, cioè della forza con cui l'acqua viene trattenuta e quindi del lavoro che può essere svolto per l'assorbimento di quest'acqua da parte della coltura, in modo tale che si possa quindi individuare i livelli di stress, individuare il punto di appassimento, il potenziale presente all'interno del terreno e definire quindi la necessità di un intervento irriguo. Per quanto riguarda la gestione del suolo, è chiaro che in questo senso le tecniche sono diverse. Anche come detto in precedenza, i temi sono già stati affrontati perché direttamente connessi anche all'aspetto termico, ma comunque lavorazioni, sovescio, diserbo e inerbimento hanno un ruolo essenziale. Si vede abbastanza chiaramente in questo grafico come, prendendo come punto di riferimento ad esempio la velocità di infiltrazione, si vede come un terreno nudo, un terreno coperto da vegetazione, la velocità di infiltrazione sia assolutamente diversa e si mantenga elevata anche nel tempo, proprio perché la vegetazione protegge il suolo dall'effetto battente, evita quindi la destrutturazione e quindi evita il flusso delle particelle fini all'interno dei macropori che possa impedire appunto la percolazione dell'acqua, quindi mantiene i livelli di infiltrazione più elevati e quindi è in grado sicuramente di gestire meglio anche piogge particolarmente intense. Quindi queste tecniche hanno un'influenza rilevante sull'erosione, sulla sostanza organica nel suolo, sulla porosità, sull'infiltrazione, sull'evapotranspirazione, sulla produzione, sulla qualità. In sostanza non esiste, se non sono d'accordo, appunto non esista una ricetta agronomica ottimale, ma ogni situazione va verificata in funzione appunto degli obiettivi produttivi che vogliamo avere e ovviamente del contesto pedoclimatico e tecnico che ci troviamo ad affrontare. Quindi non esiste una situazione unitaria, ma le varie situazioni vanno valutate e adattate all'ambiente e agli obiettivi produttivi in cui ci troviamo a operare. Per quanto riguarda le sistemazioni idrauliche agrarie, ecco, queste hanno la funzione di regimare il deflusso delle acque. Le acque ovviamente in eccesso, quindi le acque che sono in eccesso rispetto alla riserva idrica, quindi non devono ovviamente andare a favorire il deflusso di acque che poi possano andare a costituire la riserva idrica del terreno, quindi l'acqua in sostanza presente nei micropori, ma devono favorire in realtà tutto quello che può essere un ristagno idrico superficiale. L'acqua
presente nella macropilosità del terreno e eventualmente la presenza di falde che possano quindi creare un ambiente asfittico all'interno del quale l'apparato radicale non, ovviamente, non trova ovviamente condizioni ottimali per permettere alla coltura di dare i migliori risultati possibili, ma ovviamente questo si ripercuote anche su tutta quella flora, sulla microflora presente nel terreno, quindi creando una situazione assolutamente non ottimale. Quindi l'obiettivo è quello appunto di creare nel terreno condizioni ottimali, compatibilmente con il tipo di suolo, alle condizioni climatiche e alle esigenze del vigneto. Quindi in sostanza nelle zone pianeggianti l'obiettivo è quello di evitare ristagni superficiali, quindi questi si possono verificare sia quando piove in modo intenso, come abbiamo visto, sia quando ci sia un effetto di infiltrazione e quando appunto la rete sistematoria non sia adeguata allo smaltimento delle acque. I ristagni sottosuperficiali si possono manifestare soprattutto quando il drenaggio non è adeguato e quando appunto c'è una presenza di una falda acquifera alta, anche se discontinua. Quindi fondamentalmente le affossature sono lo strumento ottimale da questo punto di vista, rappresentano delle tare che di solito possono andare su percentuali dell'1-5%, e sono ovviamente articolate in affossature di varia dimensione, di prima, seconda e poi diciamo dei collettori o capofosso per l'allontanamento dell'acqua. Rispetto a analoghi interventi, ad esempio di drenaggio, le affossature hanno una buona capacità di invaso, consentono un rapido smaltimento delle acque, bassi costi di realizzazione. Allo stesso tempo però rappresentano un impedimento alla meccanizzazione, rappresentano tare, quindi con perdite produttive, hanno necessità di manutenzione e sono anche una fonte ottimale, preferenziale per lo sviluppo delle infestanti. Per quanto riguarda le zone collinari, invece lì il discorso è un po' diverso perché prima di tutto l'obiettivo è quello di rallentare il deflusso, mentre in zona di pianura l'obiettivo è di favorirlo, qui invece dobbiamo rallentarlo a una velocità che non sia più erosiva. Quindi possiamo agire sulla pendenza, possiamo agire sulla lunghezza dei versanti. Quindi quando non vogliamo appunto andare a modificare la pendenza, indubbiamente quello che può essere fatto è cercare di interrompere, come vedremo, appunto il versante con delle strutture che favoriscano il deflusso laterale delle acque. Quando invece si possa andare a modificare o si voglia andare a modificare la lunghezza dei versanti e quindi andando a incidere anche sulla pendenza, possiamo utilizzare vari sistemazioni che dipendono anche dal tipo di terreno ed anche dalla presenza in particolare di scheletro. Quindi ad esempio scillonamento e scogliere sono due alternative importanti. Diciamo che fino a una certa percentuale è possibile anche pensare a una sistemazione di traverso anche con le varie problematiche che può avere. Dall'altra parte, quando si superano certe percentuali, il rittochino è la soluzione migliore a causa appunto dei problemi di ribaltamento. Ovviamente molto importante in questo senso è anche l'orientamento poi che assumeranno i filari, considerando anche l'esposizione alla radiazione solare, quindi dove appunto un orientamento nord-sud può garantire una distribuzione equilibrata della radiazione sui due lati, ma che può avere anche appunto la necessità di qualche variazione anche in funzione di questa gestione della chioma, in funzione degli eccessi termici. Quindi anche orientamenti diversi potranno essere in futuro preferibili per garantire appunto un flusso radiativo adeguato. È chiaro che dovrà essere questo aspetto verificato in funzione appunto della pendenza del versante, considerando appunto queste percentuali di cui abbiamo parlato. Qui vediamo come anche questo tipo di sistemazioni influenzino l'aspetto paesaggistico. È evidente qui come una parte di vigneto sistemata a rittochino, quindi secondo linea di massima pendenza, impatti rilevantemente, in modo rilevante sul
sul paesaggio dove, che vede appunto la restante parte invece con sistemazione di traverso. E quindi è evidente che questo contesto, l'aspetto paesaggistico vada assolutamente considerato in questo ambito, e vada considerato anche il fatto che i movimenti terra devono essere il più possibile limitati, perché poi vanno a creare delle situazioni che creano sicuramente instabilità nel versante, o che altrimenti vanno a determinare, possono determinare appunto diciamo, la creazione di zone dove il terreno può non essere adeguatamente strutturato, possa avere caratteristiche non idonee, proprio perché frutto del movimento terra che possa avere portato in superficie porzioni di terreno non fertili come la restante parte del non equilibrate, non ben strutturate, che abbiano quindi una composizione non equivalente alla restante parte del vigneto, e quindi che possano poi determinare dei risultati produttivi completamente diversi. Qui vediamo cosa succede, appunto dei fenomeni molto gravi, appunto di dissesto idrogeologico in basso, o anche fenomeni erosivi che poi vanno a scalzare le radici delle piante. Qui si può vedere appunto un esempio dove un vigneto a Rintochino presenta appunto nella parte alta il fosso di guardia che ha la funzione di proteggere l'appezzamento dall'acqua proveniente dalle aree sovrastanti, in modo tale che all'interno del vigneto solo l'acqua che cade all'interno del vigneto stesso possa poi andare a essere regimata, quindi evitando afflussi ulteriori che possano portare poi a problemi da un punto di vista di erosione e di conservazione del suolo. In questo caso, vedete, sono state poi create, c'è cioè un collettore centrale e poi il collettore principale che raccoglie l'acqua, e poi vediamo appunto delle strade fosso che hanno la funzione proprio in questo caso, senza andare a modificare la pendenza, ma di interrompere il versante, favorendo quindi anche un certo deflusso laterale dell'acqua verso il collettore centrale e anche la meccanizzazione. Quindi qui si può vedere appunto nello schema la presenza del fosso di guardia, e poi l'acquidoccio che vediamo bene anche nella slide presente sulla sinistra, l'acquidoccio armato che corre appunto secondo la linea di massima pendenza a Rintochino e che raccoglie quindi l'acqua proveniente dal fosso di guardia, dalle strade fosso, e la allontana appunto dall'appezzamento, e di solito l'acquidoccio è armato, quindi rivestito di scheletro, per ridurre le perdite di suolo e quindi i rischi dovuti appunto al fenomeno erosivo. Poi ci sono vari elementi che consentono appunto raccordi tra le affossature in modo tale da favorire e permettere il movimento dei mezzi meccanici. Ci sono poi delle alternative, se noi abbiamo intenzione di ridurre la pendenza e quindi creare degli appezzamenti più piccoli con minor pendenza, ovviamente introducendo quindi delle strutture come queste scogliere che vediamo nella parte alta, nel caso di presenza di scheletro, o dei ciglionamenti che, come vediamo invece in basso a sinistra, di raccordo appunto fra nelle zone più pendenti, di raccordo fra i vari filari. Il drenaggio è un elemento importante che noi dobbiamo considerare sia in zone di pianura che in zone collinari. Vediamo qui anche drenaggi profondi che vengono effettuati proprio per stabilizzare versanti e andare a intercettare, vedete, trasversalmente il flusso della falda e poi allontanarlo dall'appezzamento. Diciamo, le strutture sono di vario tipo, di varie dimensioni, ma comunque l'obiettivo è quello di avere un franco omogeneo durante tutta la stagione, consentendo in questo modo agli apparati radicali di trovare le condizioni migliori. Abbiamo poi la possibilità di fare anche diciamo delle aperture con gli aratri talpa che hanno però ovviamente una durata temporale minore, ma hanno ovviamente costi minori e sono adatti appunto ai terreni di tipo argilloso.
Interessante anche nel caso sempre di una disponibilità elevata di scheletro è la possibilità di creare delle fognature che vengono appunto realizzate anche con la presenza nella parte basale di un drenaggio. Qui vediamo invece la presenza di fasci di carne o di ramaglia, ma ci può essere anche un tubo di drenaggio all'interno di questa trincea riempita di scheletro. E poi nella parte alta vediamo come il tutto venga poi ricoperto di terreno in modo tale che sia assolutamente lavorabile e non vi siano quindi impatti sulla superficie coltivabile, e in questo modo si riesce così anche a utilizzare lo scheletro che eventualmente è stato recuperato con lo scasso. Quindi per concludere, indubbiamente questa nuovamente si mette in evidenza la necessità di un monitoraggio dei parametri ambientali, fra cui quelli pedologici ci permettono di caratterizzare l'ambiente, quelli meteorologici ci permettono di avere una valutazione dell'andamento stagionale delle condizioni ambientali, e questi associati a indicatori fisiologici ci consentono quindi di avere il quadro complessivo dello stato della nostra cultura e quindi valutare ovviamente i possibili interventi sulla base degli obiettivi e dell'eventuale stress che si possa essere manifestato. Nell'ambito delle sistemazioni, ridurre il più possibile sbancamenti e livellamenti per il rischio di portare in superficie terreni inerti non produttivi. Chiaro, bisogna avere conoscenza approfondita di tutte le tecniche disponibili e scegliere appunto quelle più adatte appunto anche alla protezione del suolo. Per quanto riguarda le lavorazioni, può essere appunto opportuno anche scegliere un qualcosa che sia meno invasivo e che abbia quindi meno impatti sul suolo e anche un minore impatto ambientale. Infine, ovviamente, il ruolo della sostanza organica nel suolo è chiaramente da sempre da mettere in evidenza. Vi ringrazio. Dicevo, ringraziamo il professore anche per lo sforzo che ha dovuto fare per riorientare il suo intervento alla luce degli interventi precedenti e anche dell'assenza di Francesco Bello, al quale rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione. Direi di correre veloce verso la terza parte, che vede protagonisti Laura Mugnai dell'Università degli Studi di Firenze e poi Matteo Gnoccato del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari. Il tema è quello delle nuove emergenze nella difesa da patogeni ed insetti. Scambiando alcune informazioni con la professoressa Mugnai, stamattina mi diceva che l'emergenza vera è che non vogliamo arrenderci all'idea di come gestiamo il vigneto, che il modo di gestire il vigneto non influenza poi la salute. Prego, professoressa, grazie. Grazie a lei, vado a cercare la presentazione. Buongiorno, buonasera a tutti. Ecco qua. Professoressa Università di Firenze, non so se l'ho Sì. detto, però mentre lei carica, ecco, grazie. Ci siamo. È lo stesso dipartimento del professor Orlandini. Orlandini. Sì, allora, io oggi cercherò di fare una carrellata rapida su due emergenze in particolare, perché parlando di emergenze nella difesa, non posso fare a meno di ricordare le malattie del legno e allo stesso tempo la flavescenza dorata. Sono due, direi che in questo momento siano veramente le emergenze principali, sono tutte e due malattie che sono molto presenti nei nostri vigneti e che entrambe creano dei danni, delle perdite veramente considerevoli. Sono anche due malattie che hanno un altro aspetto in comune, riguardano la struttura stessa della pianta, il tronco, il legno, quindi l'apparato vascolare. Sono quindi malattie che una volta che sono presenti in un vigneto, in una pianta, la portano comunque prima o poi a morte. Hanno quindi un impatto diretto sulla produzione e sul valore del vigneto. Sono malattie che conosciamo già, in particolare le malattie del legno, ma anche la flavescenza dorata, lo conosciamo già da tempo, ma rappresentano tuttora un problema importante nella gestione. Parto dalle malattie del legno, della vite, che sapete è un po' il mio pane quotidiano, e ricordandovi che
il fatto che, come vedete da questa immagine, queste malattie del legno siano presenti dovunque la vite è coltivata, siano un problema pressante in qualunque tipo di ambiente, ci indica che non si tratta di una malattia causata da un patogeno che è arrivato da chissà dove o per la quale la coltura non era preparata, ma anzi si tratta di una problematica causata dai diversi funghi che si trovano nelle diverse realtà e che sicuramente è legata a qualcosa che accomuna tutta la coltivazione della vite dovunque, cioè tecniche culturali, il modo di coltivarle, il modo di le occasioni che offriamo a questi patogeni di infezione. Le malattie del legno infatti di per sé ci sono sempre state, ci saranno sempre dei funghi patogeni che degradano il legno. Il problema è che li troviamo ora sempre più spesso nelle piante, anche di età molto giovane. E certamente il modo di coltivare la vite ha avuto una influenza fondamentale nel determinarne una tale presenza, una tale diffusione e una tale presenza nelle nostre viti. Certamente la monocoltura di poche varietà molto uniformi, ormai coltiviamo la vite con cloni, la coltura intensiva. Non vedo, purtroppo c'è qualcosa che non va nelle slide, non si vede tutto. Comunque la riproduzione vegetativa per innesto ha sicuramente rappresentato un vulnus iniziale inevitabile, ma certamente ha introdotto dei fattori di debolezza, diciamo, nella pianta, e la produzione su larga scala di materiali di propagazione che ha portato a estendere, no, la presenza di certi patogeni che sono presenti proprio nel materiale di propagazione in maniera spaziale e temporale molto estesa. Quindi abbiamo avuto alla fine un aumento dell'inoculo, quindi funghi che erano comunque presenti ma che abbiamo diffuso di più, e anche abbiamo lavorato contro la pianta che si ritrova con minori capacità di difendersi. Inoltre il modo di coltivazione ha permesso di creare ancora di più, e anche questa è una cosa inevitabile a un certo livello, ma su cui comunque possiamo intervenire, ha portato a creare sempre di più quelle vie d'ingresso per questi patogeni che naturalmente sarebbero soltanto occasionali. Noi offriamo un pabulum a questi funghi che sono presenti nell'ambiente, la maggior parte, praticamente tutti, il 95%, sono presenti su tanti ospiti diversi, quindi offriamo delle grandi vie di ingresso a partire dalle operazioni di innesto fino a quello che poi è ancora più importante nel vigneto. Ora vi faccio vedere soltanto delle immagini di quali sono queste malattie del legno, perché noi siamo abituati, come si vedeva dall'immagine iniziale, a considerare come le malattie del legno il mal dell'esca. Ma in realtà nelle malattie del legno ci sono anche altre problematiche che sono meno caratteristiche, meno evidenti, ma che in realtà hanno una incidenza importante su il valore del vigneto. E questi sono in particolare i cancri. I cancri, cioè le necrosi settoriali, come vediamo in questa immagine, sono rappresentati più notoriamente, diciamo, dai cancri da Eutipa, no? Che conosciamo, e che l'unico fra i cancri che è veramente caratterizzato da un sintomo fogliare molto caratteristico. Ma i cancri, ora lo vedremo, sono tutti caratterizzati dal fatto che queste necrosi settoriali portano alla morte dei punti vegetativi, alla morte degli speroni, alla morte delle branche. E quindi, anche se non abbiamo la manifestazione evidente di sintomi fogliari, abbiamo comunque un grosso danno al nostro vigneto. E come vedete da questa immagine, tutti questi funghi, questo ma anche gli altri che vedremo dopo, si riproducono ovviamente sul tessuto che uccidono, diciamo, no? Quindi sul tessuto che è stato necrotizzato. E qui vediamo i cancri da boccia austeriacea, che sono certamente quelli più diffusi a livello mondiale, dalla Cina al Sud America, all'Australia, alla Nuova Zelanda. I cancri da boccia austeriacea sono quantitativamente più presenti. E di nuovo necrosi degli speroni. E poi una novità, nel senso che non siamo abituati a considerarla come un fattore importante, sono anche i cancri da diaporte. La diaporte è il genere che dà il nome adesso alla gente delle scoriosi, quello che chiamavamo la fomopsis
viticola, ora è la diaporte ampelina e altre varie specie. E conosciamo le scoriosi come un fatto abbastanza occasionale o limitato a certe zone, che sta un po' crescendo ora forse anche in seguito alle varietà, all'utilizzo delle varietà resistenti, ma insomma è una malattia che conosciamo, ma quello che conosciamo meno è il fatto che da queste infezioni è facile che i conidi vadano a infettare le ferite di potatura, e anche diaporte sta diventando sempre di più, sta emergendo sempre di più come un importante agente di cancro e quindi di necrosi degli speroni. Quindi chiaramente, insomma, tutti i funghi che sono nell'ambiente, che ci sia uno o che ci sia l'altro, possono entrare da queste ferite, e spesso ne troviamo, li troviamo anche tutti insieme nella stessa ferita, quindi ripeto, le ferite sono una porta aperta. Quello che è più noto però da noi e che crea danni considerevoli è certamente il complesso dell'esca nelle sue due forme, quindi il gruppo dei funghi capitanato, diciamo, da fomitiporia mediterranea nei nostri ambienti, i funghi che degradano il legno e che sono più associati anche col apoplettici, e poi i funghi invece che provocano quelle necrosi vascolari con i sintomi fogliari. Ora, quindi nelle piante, più la pianta sta in vigneto, più la tagliamo e più verrà infettata, e quindi nelle piante più vecchie abbiamo il sommarsi via via di tante alterazioni diverse, di tanti patogeni diversi. Ora, che cosa ci sono tantissime cose che possiamo dire su queste malattie, sui fattori che vanno a influenzare lo sviluppo, eccetera, ma oggi, con il poco tempo che abbiamo, io volevo sottolineare due elementi in queste due tipologie di malattie così diverse per certi versi, no? Come le malattie del legno da funghi e la flavescenza da fitoplasmi. Ci sono degli elementi su cui noi possiamo giocare di prevenzione, che malattie che si insediano nella pianta e che la vanno ad alterare nella sua totalità e che non si possono guarire, no? Il tronco che è stato infettato non può essere trattato in nessun modo perché possa essere davvero risanato. Si può eliminare la porzione alterata, ma non si può risanare la pianta. Ecco, della totalità di questi elementi che vanno a influenzare queste malattie, quindi io vorrei analizzare alcuni aspetti, in particolare questo della prevenzione. Ora, di per sé i danni a cui queste malattie portano sono danni importanti. Noi abbiamo detto che non si tratta soltanto, che non è poco, della morte delle piante, ma le piante comunque possono perdere centri vegetativi, quindi diminuire la produzione, avere una produzione ridotta, che è sicuramente significativa una volta che la pianta ha manifestato i sintomi, anche se c'è la capacità di nasconderli, diciamo, per un po' di anni, no? In particolare sul mal dell'esca. Abbiamo anche dei danni alla produzione: chi fa qualità non può vendemmiare l'uva di una pianta sintomatica perché non avrà le stesse caratteristiche da un sacco di punti di vista, dal profilo antocianico al pH, agli zuccheri, eccetera. Quindi una serie di danni importanti. Allora, che cosa ci siamo posti come obiettivo fra i tanti aspetti su cui stiamo lavorando? Di cercare di valutare effettivamente questi danni, quantificarli, in modo da poter analizzare qual è la convenienza negli interventi che possiamo fare, quindi anche convincere i viticoltori, gli agricoltori stessi, insomma, impegnarsi nel cercare di gestire appunto il vigneto in un modo diverso, perché i fattori che influenzano queste malattie sono molti, e soltanto una consapevolezza e una gestione di una strategia, diciamo, un po' complessa, quindi che comprenda tanti fattori, può portare a un effettivo miglioramento. Un'iniziativa quindi che abbiamo
accolto volentieri, che ci è stata proposta dell'Unione Italiana Vini, è quella di fare un monitoraggio nazionale proprio per quantificare questi danni, capire non solo l'opinione degli agricoltori, dei viticoltori sulla presenza di questa malattia, i fattori associati, ma anche fare un vero e proprio monitoraggio. Gli agricoltori stessi fanno un monitoraggio in vigneto con una app offerta in uso gratuito. Ecco, questa è una cosa che fra l'altro spero, un appello faccio, avrete il materiale, quindi potete trovare i link per partecipare anche voi nella prossima stagione. Alcuni dei dati che stiamo raccogliendo, ad esempio, ci fanno vedere un dato molto importante che va a impattare molto sul significato economico, diciamo, di questa malattia. Ad esempio, vedete che se consideriamo i vigneti più giovani, da 0 a 9 anni, abbiamo il 79% dei vigneti, quindi l'80% dei vigneti da 0 a 9 anni, che secondo le aziende presentano già una presenza della malattia minore del 10%, ma sono vigneti da 0 a 9 anni. E così progressivamente l'incidenza della malattia aumenta in relazione all'età. Poi un altro elemento, ad esempio, vediamo qui andando a valutare quanto è diffuso il mal dell'esca, vediamo che solo il 13% delle aziende dice di non avere, di avere la quasi totale assenza delle malattie. Il 28% addirittura dice di avere più dell'80% dei vigneti, praticamente quasi tutti, con problemi da malattie del legno. E ripeto, i problemi della malattia del legno vuol dire perdita di produzione e di piante, e poi i danni connessi alla sostituzione delle piante, alla gestione di un vigneto disetaneo, eccetera. Quindi con i colleghi di economia, il professor Marone e collaboratori, stiamo cercando di fare proprio questa valutazione economica dell'impatto dell'esca per capire, per le diverse tipologie di produzione, quanto si va a perdere, quanto quindi posso spendere per prevenire le infezioni. Ora, eliminare queste malattie non è possibile perché i patogeni ormai sono troppo presenti, e certamente le difficoltà sono notevoli perché, come si accennava, sono tantissimi fattori che vanno a influenzare, no? Pensate solo al fatto che sono tanti patogeni diversi con caratteristiche molto diverse che si vanno a trovare nella stessa ferita e quindi nello stesso tronco, e interagiscono in modo diverso fra loro, interagiscono in modo diverso con la pianta e con l'ambiente e con gli altri microrganismi che ci sono nel legno. Quindi la situazione è certamente complessa, però se vogliamo focalizzare l'attenzione sugli interventi possibili, certamente possiamo intanto, e questo anzi sarò contenta poi di affrontare in modo più esteso questo aspetto, gli aspetti della difesa, perché ovviamente ogni aspetto meriterebbe un po' di attenzione, però dando uno sguardo generale, certamente possiamo innanzitutto agire dalla parte della pianta, e quindi appunto abbiamo parlato molto oggi delle tecniche culturali che devono adattarsi anche ai cambiamenti climatici, però ecco, anche questo è uno degli elementi a cui dobbiamo pensare, dobbiamo prendere in considerazione, perché sappiamo che la modalità di potatura, la forma di allevamento, tutto quello che garantisce un flusso continuo della linfa, una perfetta circolazione della linfa e quindi che evita la formazione di momenti di debolezza nel legno, che così favorisce la colonizzazione da parte dei funghi, ecco, questi sono elementi che hanno un'influenza diretta poi sulla quantità di problemi che avremo. Molto importante la gestione equilibrata, la gestione del terreno. Abbiamo visto quanto i ristagni idrici possano influenzare tanti aspetti, ecco, questo è uno di quelli. Anche le malattie del legno sono influenzate da questi aspetti. E certamente possiamo agire dalla parte della pianta con prodotti che vadano ad aiutarla, l'induzione di resistenza, uno per tutti, un semplice esempio, il fosetil alluminio, che è un antiperonosporico, può avere un'azione di supporto alla capacità di difesa della pianta anche dalle malattie del legno. Quindi certamente noi possiamo lavorare, anche ci sono anche altri prodotti che sono già stati messi a punto, possiamo lavorare anche dalla parte della pianta in tanti modi. Poi possiamo agire sui patogeni, e c'è una serie di attività, diciamo, di aspetti che possiamo considerare. Innanzitutto il materiale di propagazione, che deve essere più pulito possibile, quindi più
più privo possibile di infezioni da patogeni del legno, ma certamente è molto importante poi la presenza dell'inoculo in campo, quindi la gestione dei residui di potatura, dell'eliminazione delle piante morte, perché come si diceva prima, questi funghi si riproducono direttamente sui tessuti che hanno prima necrotizzato. E poi possiamo agire sui patogeni in modo un po' indiretto, eliminando le porzioni che sono state attaccate e sfruttando questa capacità incredibile della vite di ricacciare. Chiaramente questa capacità della vite di ricacciare è legata al fatto che il suo modo di reagire davanti a un danno piuttosto che cicatrizzare le ferite. E le ferite abbiamo visto sono l'elemento iniziale da cui parte l'interazione fra il patogeno e la pianta. E dunque agire su questa interazione prevenendo le infezioni e proteggendo le ferite è un altro elemento fondamentale. La prevenzione, d'altronde, nella gestione di queste malattie, proprio per questa tipologia di malattia, è molto diversa da una infezione sul grappolo o sulla foglia che ogni anno cade e quindi gestisco in tutt'altro modo. Ecco, in questi casi la prevenzione è molto conveniente. Dei colleghi di Davis hanno fatto proprio un'analisi precisa con una serie di interviste, eccetera, proprio per dimostrare come la prevenzione è più efficace se si inizia sotto i 5 anni. È utile se si inizia dopo i 10, ma progressivamente, via via che le infezioni si sono accumulate nei tronchi, diventano meno utili. E certamente quando si sono verificate, eliminare il tessuto infetto, come si diceva, è una soluzione. Allora la prevenzione da dove parte? Oltre all'aspetto che abbiamo già citato delle infezioni nel materiale di vivaio, che sono comunque un modo di diffondere l'inoculo, già il punto di innesto, abbiamo detto che è un vulnus, un punto di debolezza in questo sistema complesso che è il portennesto innesto, e ci sono già dati che dicono che l'innesto a gemma, ad esempio, dove questa interferenza è molto minore, o tipi diversi di innesto vanno a influenzare la vita della pianta. Quindi veramente aspetti di prevenzione importanti. Un altro aspetto che sembra avere un'influenza diretta sullo sviluppo di esca, dell'esca in particolare, ma insomma delle malattie del legno in vigneto, è partire già dal primo anno con avviando la potatura in modo che si mantenga questo flusso regolare della linfa. E il fatto di partire da subito è veramente significativo, perché altrimenti si cominciano a creare delle deviazioni che poi non si recupereranno mai più completamente. E poi un accenno fra i metodi di difesa che non possiamo oggi analizzare alla protezione delle ferite. Questi sono gli ultimissimi dati che abbiamo in pubblicazione adesso, questi sono due dei vigneti che abbiamo seguito per 10 anni, dove vedete che avendo iniziato la protezione delle ferite in una porzione del vigneto fin dal primo o secondo anno dopo l'impianto e in un'altra porzione invece non avendola effettuata affatto, ecco, abbiamo potuto rilevare che dopo 3-4 anni la malattia ha cominciato ad aumentare imperterrita nei vigneti, nella porzione che non era stata protetta, mentre invece il numero di piante che hanno mostrato sintomi via via è rimasto molto più basso in tutti e 4 vigneti nella porzione che era stata protetta. Ecco, questo è proprio l'esempio più chiaro di come questa interazione fra i funghi e la pianta non sia un evento assolutamente inevitabile, ma bisogna avere la lungimiranza di capire che gli interventi di protezione vanno fatti prima che le infezioni si verifichino, no? E io dico sempre che è come smettere di fumare quando abbiamo un tumore. Molto spesso quello che succede è che si interviene a fare con gli interventi di difesa quando vediamo la malattia presente già a un certo livello. Ma voi capite che siccome ogni anno che passa sono nuove le infezioni che si insediano nelle nostre piante, più aspettiamo e più il risultato sarà
ridotto. E infatti questa stessa protezione, se noi la facciamo in un vigneto di 15 anni, avremo una differenza fra il trattato e non trattato, ma non sarà certo così eclatante. Dunque, questi interventi non abbiamo modo di parlarne, ma comprendono poi anche gli interventi come il rinnovo del tronco, che dicevo è la soluzione immediatamente successiva. Una volta che le infezioni ci sono, quella è la cosa più semplice da fare, anche se non garantisce la totale ripresa delle piante, il curettaggio come intervento di emergenza. Una ultima cosa che voglio citare prima di passare alla fluorescenza è il fatto che bisogna tenere presente che queste malattie sono veramente un po' particolari e sono molto spesso propagandati prodotti magici che porterebbero alla soluzione della malattia, ma in realtà le soluzioni per il mal dell'esca vanno valutate con molta attenzione. Vedete, questo è un esempio di un vigneto, una porzione con una grandissima incidenza della malattia, una porzione con una bassa incidenza della malattia. In realtà il problema nasceva da differenze del terreno. Un vigneto in pianura, però una parte aveva una zona di grosso ristagno per una presenza di un torrente interrato. Ecco, uno che va a valutare un prodotto in un vigneto del genere si fa un'idea certamente molto sbagliata dell'efficacia del prodotto. Quindi monitoraggio e conoscenza attenta della malattia nel valutare i prodotti è veramente importante. Quindi nella malattia del legno, molto, molto in breve, ma la prevenzione è un elemento fondamentale e le strategie di difesa, mettendo insieme coordinando tanti elementi diversi, è un altro elemento necessario. E poi servirebbe tanta ricerca. Purtroppo, appunto, come si diceva prima, in Francia ci sono progetti enormi finanziati per affrontare le malattie del legno, ma in Italia è molto difficile. Ecco, qualche accenno lo voglio fare anche a quest'altra reale emergenza nella difesa della vita, che è la fluorescenza dorata. La fluorescenza dorata sembrava che fosse stata gestita al modo migliore, era stata gestita nel modo migliore nei primi tempi della sua comparsa, ma sta ritornando fuori in modo molto pressante in molte zone, soprattutto del nord Italia, e poi è anche più presente anche da noi, insomma anche in Toscana ci sono state diverse segnalazioni negli ultimi anni. Come mai questa malattia è tornata così prepotentemente alla ribalta? Certamente sapete che è una malattia un po' particolare, si tratta di un fitoplasma, una malattia quindi in cui è indispensabile il vettore che trasporta questo patogeno dalla pianta infetta alla pianta sana, in particolare lo Scaphoideus titanus per questa malattia. Ci sono altri vettori ma non sono certo efficienti come lo Scaphoideus. È una malattia in cui la pianta ha pure la sua importanza nella reazione, come nel resto delle malattie, nelle malattie del legno, quindi ci sono varietà molto suscettibili, però anche qui si tratta di infezioni che una volta che hanno raggiunto la pianta poi li restano. Quindi anche qui bisogna mettere l'attenzione sulle fonti di inoculo, e questa è una delle ragioni per cui abbiamo... Io chiaramente, voi sapete che io non faccio ricerca sui fitoplasmi, quindi io mi avvalgo delle collaborazioni, delle conoscenze dei ricercatori che si impegnano su questo argomento, però sappiamo tutti come sia importantissimo eliminare sempre l'inoculo. Noi ne abbiamo parlato per le malattie del legno, questo vale anche per questa malattia. Quindi individuare, fare un monitoraggio attento, individuando le piante sintomatiche, sarebbe il modo migliore per risolvere il problema. Se io tolgo tutte le piante che hanno sintomi, il vettore non ha niente da trasmettere. Fortunatamente, fra virgolette, le piante che sono infette manifestano facilmente i sintomi, quindi si riescono a individuare bene, cosa che non succede con le malattie del legno, che invece hanno spesso infezioni asintomatiche. Dunque, il monitoraggio della presenza delle fonti di inoculo è fondamentale e
come mai c'è un aumento anche delle fonti di inoculo? Perché c'è questa presenza crescente di vigneti abbandonati, di fonti di inoculo anche nei boschi, viti inselvatichite che vengono infettate e diventano una sorgente, una riserva di inoculo. Quindi nella prevenzione eliminare le piante sintomatiche in vigneto, nel nostro vigneto, alla prima comparsa, oppure nei vigneti abbandonati. Quindi ridurre la quantità di inoculo ha un impatto diretto sulla malattia. Ci sono anche delle problematiche di infezione asintomatiche, come nel caso del portinnesto, e questo è un'altra fonte di inoculo possibile. E una fonte di inoculo possibile molto spesso è il vigneto del vicino, che non fa una difesa attenta e quindi noi possiamo avere le infezioni dallo Scaphoideus che viaggia dal vigneto vicino al nostro. Il materiale di propagazione non è un elemento troppo critico in questa malattia, perché è molto piccola la quantità di piante che si infettano e che arrivano in vigneto. In genere manifestano sintomi o comunque non attecchiscono prima di arrivare in vigneto. E poi c'è la possibilità di fare questi trattamenti con acqua calda che hanno lo scopo di far fuori, eliminare proprio le uova dell'insetto che possono rimanere sulla corteccia o sotto il ripioma delle piante, e anche di ridurre fortemente sia il fitoplasma, se c'è, e anche fra l'altro agenti di malattie del legno, quindi ha un doppio anche l'agrobatterium, quindi ha diversi aspetti positivi. Ancora per eliminare l'inoculo, quindi questo discorso degli estirpi immediati è fondamentale. Come si fa? Abbiamo visto prima il monitoraggio dei sintomi, andare in vigneto, fare il monitoraggio dei sintomi, possibilmente ogni 15 giorni dal momento in cui i sintomi cominciano a manifestarsi, ed eliminare le piante infette prima possibile. Ogni giorno che la pianta resta è una possibilità in più che qualche Scaphoideus vada a nutrirsene e a infettare altre piante. Chiaramente tanto di più se questo viene fatto, se questa rimozione delle piante viene fatta prima che l'insetto diventi infettivo, perché sappiamo che sono infettivi soprattutto gli adulti e poi anche la quarta e quinta generazione. Quindi fare un monitoraggio precoce ed eliminare le piante è certamente una cosa fondamentale. Poi la gestione del vettore. Questo è un altro elemento che è diventato più complicato, che ha portato all'aumento della popolazione del vettore e quindi a questo aumento poi dell'incidenza della malattia. Le popolazioni del vettore sono eccezionalmente abbondanti in molte zone viticole. E perché? Intanto va bene, sappiamo che ci sono più conoscenze sul ciclo del vettore, sappiamo che ha delle caratteristiche particolari. È vero che c'è una sola generazione, ma la schiusura delle uova è scalare, dura anche 2 mesi, e quindi continuamente possono riproporsi, possono formarsi quindi nuovi individui. Sappiamo che l'adulto è molto più longevo di quello che si pensava, il tempo di latenza è più breve, quindi la malattia in effetti avanza rapidamente. Ma qual è il problema? Che i prodotti che avevamo a disposizione quando ci sono stati i primi problemi di flavescenza negli anni passati erano molto più aggressivi, e con la revisione dei fitofarmaci che è stata fatta di recente a livello europeo sono stati tolti dal commercio. I prodotti che ci sono adesso, secondo l'Università di Padova, hanno una efficacia del 40-80%, quindi cosa succede? Non fanno fuori tutti gli insetti vettori quando in seguito al trattamento, e quindi possono riproporsi nuovi individui, non abbiamo quell'effetto abbattente così importante che ci poteva essere prima. Quindi cosa bisogna fare davanti a questo problema, che certamente ha contribuito molto ad aumentare la quantità di inoculo che circola e le infezioni? I monitoraggi che abbiamo detto devono essere continui, devono continuare anche i monitoraggi sul vettore.
le trappole che vengono inserite, vengono le trappole cromotropiche che vengono utilizzate nel vigneto, servono proprio per vedere se la popolazione dell'insetto adulto è attiva. E dopo che abbiamo fatto il primo trattamento, non dobbiamo smettere di utilizzare queste trappole, vanno controllate regolarmente anche per tutto agosto. Quindi anche in questo caso, quindi la prevenzione sulla presenza dell'insetto per poter intervenire di nuovo quando la popolazione diventa troppo importante e eliminare le fonti di inoculo sono elementi fondamentali. Quindi, e questo è un elemento che non è tanto facile da integrare, perché fino a che non si vede proprio la perdita di prodotto, spesso non si tende a non voler levare la pianta, no? Dici, ma aspettiamo, ma quell'aspettare rappresenta un fattore di rischio importante. Quindi fitoplasma e vettore, fitoplasma tramite la gestione delle piante e il vettore, come si è detto, con trattamenti programmati in base al continuo monitoraggio. E poi anche qui valutare ancora gli induttori di resistenza, ci sono anche degli agenti di biocontrollo che si possono utilizzare, e valutare anche il rinnovo del tronco e il recovery, che è, ovvero sia il recovery che ne consegue, che almeno in certe cultivar può dare dei risultati significativi. In conclusione, quindi, due malattie da cui non si guarisce, dove la conoscenza del ciclo dei patogeni, del ciclo di infezione e la prevenzione sono fondamentali, in cui il monitoraggio ha un ruolo essenziale e in cui le tecniche colturali e la gestione del vigneto hanno delle ricadute dirette sui danni. Quindi la consapevolezza, conoscenza, consapevolezza e prevenzione e messa a punto di strategie che integrino approcci diversi. Grazie, grazie professoressa, diciamo, per il grande sforzo di, come dire, di sintesi a cui abbiamo costretta. Ha parlato velocemente, ricchissima di informazioni, la ringrazio. Ci sono delle domande anche per lei, però al fine di recuperare, diciamo, il tempo che incomincia ad essere diciamo prezioso, la inviterei, se possibile, magari a rispondere in chat in maniera tale che è visibile a tutti e guadagniamo un po' di tempo. Io passerei la parola a Matteo Gnocato, che è in rappresentanza del Collegio Nazionale di Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, e anche lui è un laureato appunto in scienze agrarie all'Università di Pisa e attualmente è un responsabile tecnico commerciale per una multinazionale di agrofarmaci, e quello che ci andrà a suggerire è un cambiamento, diciamo, di approccio, di strategia e anche un caso studio. Ovviamente invito Matteo a collaborare in modo da recuperare un po' sulla tabella di marcia. Prego Matteo, grazie. Assolutamente, buonasera, spero mi sentiate bene. Appunto sono perito agrario, porto i saluti del mio presidente Mirko Cinelli, presidente del collegio provinciale di Grosseto. Bene, il collegamento con l'intervento che mi ha preceduto dalla professoressa Mugnai è molto semplice, perché anche nel caso del mio intervento le parole prevenzione, strategia, conoscenza, monitoraggio sono un po' la chiave, diciamo, per affrontare questa problematica. Allora, quello di cui voglio parlare, diciamo, parte da un ragionamento di fondo, che è questo. Il cambiamento climatico, le mutate strategie di gestione, l'evoluzione del mondo degli agrofarmaci con il quale io lavoro, hanno fatto sì che, diciamo, avversità che erano note e considerate gestite non siano più tali. È necessario un approccio integrale, un approccio di strategia alla soluzione. Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di, usiamo un case study, ma non perché si voglia fare una trattazione del plano Coccus ficus, per cui la cocciniglia cotonosa sulla vite, ma lo usiamo come strumento per delineare appunto delle strategie di approccio a una problematica. E parliamo appunto di un'idea, di un nuovo approccio. L'intenzione non è quella di insegnare niente a nessuno, l'idea è quella di raccogliere un'esperienza professionale che maturata in questi anni anche con interazioni con colleghi, con le strutture di ricerca, che, diciamo, hanno portato a queste riflessioni.
Allora, come anticipavo, il case study è il Planococcus ficus, che è un insetto fitomizio rincota, più precisamente è questa bestiolina qui, a sinistra vedete la femmina, a destra vedete il maschio. Queste sono foto, le foto che vedrete sono state fatte da me all'interno, nell'ambito della mia esperienza lavorativa, più o meno quasi tutte in maremma. Dunque, grande dimorfismo sessuale, 3-4 generazioni, come vedremo più avanti, e così. Allora, questo case study che vi propongo si articola su una serie di step, no? Per cui capiamo di che cosa, perché questo problema è un problema, diamo un attimo un occhio al ciclo biologico e poi andiamo a capire il problema attraverso due step, a pensare delle strategie di difesa e tra virgolette gestire il problema, e andremo a fare delle considerazioni finali. Dunque, il primo elemento di dannosità ovviamente è la sottrazione della linfa. Sottrazione della linfa è ovviamente anche la possibilità di trasmissione di altre patologie, che nel caso di specie probabilmente è minore, però va comunque riportata per dovere di cronaca. Cosa fa questo parassita? Fa una forte produzione di melata a seguito della sottrazione di linfa, che porta a una dannosità secondaria, perché la melata, diciamo, è terreno fertile per richiama, poi andando incontro poi soprattutto zuccherino a fermentazioni, richiama altri insetti, richiama, crea terreno fertile, come dicevo, per la creazione di per l'insorgenza di funghi anche secondari, e poi porta in ultima analisi al danneggiamento dell'acino, al danneggiamento del tessuto vascolare a servizio del grappolo e dell'acino, e in ultima analisi la comparsa di potriti, marciumi acidi, eccetera. Allora, questo è un grappolo che all'interno di monitoraggi eccetera è stato rinvenuto, ed è diciamo abbastanza esemplificativo di una situazione in cui abbiamo oltre la commensalità tra Planococcus e altri animali, ma lo vediamo meglio, altre bestie, ma lo vediamo meglio dopo, e abbiamo anche la comparsa, abbiamo di sotto c'è l'oidio, c'è anche della. A sinistra vediamo un altro grappolo in cui possiamo vedere delle neanidi di varie età. A destra vediamo, diciamo, la massima espressione della dannosità combinata di Planococcus, qui c'è stata della Cryptoglabes, qui c'è stata della Mignoletta, e ovviamente poi c'è stato Marciumo acido. Ovviamente il grappolo è distrutto e non è pensabile di poterlo utilizzare in nessun modo, ma secondo me è ben rappresentativo di quale possa essere appunto il termine, no, ultimo di questa necessità. Dunque, per tornare a essere scientifici e tirarsi via dalla pratica, allora io comincio la descrizione del ciclo nell'autunno-inverno. Noi abbiamo la femmina fecondata, ma possiamo ritrovare anche neanidi di varietà, che si ritira sotto il ritidoma per svernare. In realtà, anche in linea con quanto leggevo nella presentazione del collega Spatafora, nel caso di inverni che non siano abbastanza rigidi da affliggere gli insetti in maniera significativa, noi abbiamo possiamo avere anche generazioni ulteriori, perché possiamo avere il parassita che continua il proprio ciclo, per cui un altro ruolo e un'altra generazione anche in ottobre e anche in inverno inoltrato, come è stato anche in tempi recenti. La femmina fecondata, quindi, diciamo, una popolazione si rifugia sotto il ritidoma e arriva anche fino a 30 cm nel terreno, a seconda di quanto rigido l'inverno, perché ovviamente va a cercarsi il caldo.
con i primi caldi della primavera, le femmine che hanno svernato e sono pronte poi per fecondate, hanno svernato e sono pronte per la creazione dell'ovisacco, si portano, si alzano lungo lo sviluppo verticale della pianta e a varie altezze, a seconda appunto di in relazione alla temperatura. Le possiamo trovare sul fusto della pianta, le possiamo trovare sul cordone, sotto i punti vegetativi, sul nodo, sulla testa del guio, per cui diciamo al di là di quello che riporta la bibliografia, il rilievo in campagna ci dice che da metà fusto in poi le possiamo trovare, a seconda appunto di quanto caldo sia alla ripresa vegetativa. Tarda primavera e estate, poi abbiamo la migrazione sulle foglie o anche direttamente sul grappolo, poi lo sviluppo delle altre due generazioni, perché la fecondata svernante la prima, e così via. Consideriamo appunto che una femmina può generare potenzialmente 250-300 neanidi, per cui un potenziale di diciamo inoculo, per usare un termine, per portarlo via da chi studia la fitopatologia, è molto elevato. Va sottolineato che l'adattamento di Planococcus ficus è estremamente, estremamente attento a quali siano i cambiamenti, le situazioni microclimatiche e anche la gestione. Di conseguenza anche la strategia di controllo del parassita bisogna sia velocemente adattata ed adattabile. Ovviamente la conoscenza dei cicli, della situazione peculiare del vigneto è essenziale per poter fare una strategia ben adattata. Allora, questo abbiamo neanidi di varietà adulti, neanidi di varietà sul grappolo, abbiamo anche la presenza in foglia, no? Qua cominciamo a scortecciare, qui chiaramente come vediamo dal sole, anche dalle proiezioni delle ombre, siamo già in estate, però quando noi andiamo a scortecciare possiamo trovare varie realtà. Questa è una in cui vediamo la cera. La cera ci dà, proveniente dagli ovisacchi anche della stagione precedente, ci dà un'idea, di là del fatto che si vedano delle neanidi, ci dà un'idea di cosa ci può essere stato l'anno prima e quindi ci mette nella situazione mentale di pensare già a cosa potremmo potenzialmente trovare. Ecco una femmina, a sinistra una femmina sotto corteccia con tutta la sua buona produzione di cera. Queste sono tutte foto prese andando a scortecciare, per cui il monitoraggio, al di là del fatto che si può fare la cattura dei maschi con delle trappole innescate. Scusa Matteo, io almeno per quello che mi riguarda sento l'audio un po' altalenante, quindi ti inviterei. Ora meglio? Esatto, ora meglio? Perfetto, bene. Grazie. Chiedo scusa, dicevo, tutte queste foto sono state prese da sottocorteccia, per cui il monitoraggio, al di là dell'utilizzo di trappole innescate a feromone dei maschi, il monitoraggio è un monitoraggio che richiede molto tempo e molta attenzione. Ancora, questa è, diciamo, gli anni di prima età, subito dopo la schiusa, se non sbaglio, e così un po' i segni, la panoramica di quello che noi andiamo a trovare all'interno dell'annata quando andiamo a scavare sotto corteccia. Strategia di difesa. La strategia di difesa si articola, diciamo, su quattro direttrici: strategia chimica, la confusione sessuale, gli insetti utili e gli accorgimenti agronomici. Per cui di nuovo è una strategia che ha bisogno dell'intima comprensione della problematica e ha bisogno dell'intima comprensione della problematica e ha bisogno della conoscenza, insomma, integrata di tutta la filiera, di tutta la gestione della vita. Allora, nell'annata cosa possiamo fare? Se parliamo di gestione con insetticidi,
tranquillamente, va subito allo Spiro Tetramat dei colleghi di Bayer. Anche in questo caso bisogna che capiamo bene, che abbiamo chiara la comprensione del ciclo biologico del parassita e dobbiamo prestare attenzione ovviamente alle prescrizioni di etichetta, alle indicazioni di etichetta e alle prescrizioni d'uso. Ricordiamo che contrariamente ad altri prodotti ha bisogno di tanta acqua, cioè non è, è un prodotto che funziona nessuno nelle situazioni corrette di funzionamento. L'altra strategia è quella dell'utilizzo di insetti utili, per cui lancio di parassitoidi o lancio di predatori. La costruzione di questa strategia, senza andare a definire i protocolli che sono propri delle aziende che producono questi insetti, prevede comunque l'individuazione della finestra esatta di intervento nei lanci, nei due lanci, e un follow up di valutazione dell'efficacia e un eventuale adattamento della strategia. Stiamo parlando nel caso degli insetti utili di Anagyrus, primo pseudococci, ora è diventato Cladiniri, e di Cryptol, che è un parassitoide, perché lui è un parassitoide obbligato che pone le uova all'interno della femmina, poi le uova schiudono, escono. Scusami Matteo, credo che ci sia anche qualche problema di connessione, ho verificato anche Quatri, ti inviterei, ecco, visto che è stata disattivata la telecamera, perfetto, così consumiamo meno banda, diciamo ad andare veloce, perché credo che sei in una zona dove la copertura non è il massimo, grazie. Okay. Ancora. E poi a destra vediamo il predatore che mangia sia nella sua forma giovanile che nella sua forma adulta. Fra le annate possiamo usare insetticidi, le vecchie tecniche prevedevano l'uso dell'olio minerale, eventuali lanci tardivi di parassitoidi e predatori nel caso di quegli autunni caldi, la confusione sessuale è importantissima, chiara classificazione del parassita di cui stiamo parlando, perché ci sono state esperienze molto negative in tal senso. E poi eventuale scortecciatura, il punto di esclamativo parla del costo operativo di tale intervento, e poi scelta varietale, grappolo più o meno compatto, la gestione del verde, la sfogliatura, l'irrigazione, tutta una serie di accorgimenti che possono essere determinanti nella riduzione e nel controllo della problematica. Allora, a sinistra noi vediamo un grappolo molto compatto in cui anche il parassitoide, ma soprattutto il predatore, farà molta fatica ad entrare, proprio per una questione meccanica. Vediamo anche le formiche. La formica alleva il Planococcus perché trae nutrimento e la gestione di Planococcus in questo caso è subordinata alla gestione delle formiche che abbiamo, che possiamo avere sul pigneto. Abbiamo poi nella foto centrale un grappolo che giace sul sistema di irrigazione, e così come nella foto di destra abbiamo la manichetta che bagna il cordone, e creando tra l'altro un ambiente ideale poi per lo sviluppo e il mantenimento in salute di Planococcus. Secondo step. Sia nella chimica che nell'uso degli insetti è importante poi tornare a vedere cosa sta succedendo sui focolai, per cui fare un follow up di monitoraggio, e che è essenziale per l'adattamento del prosieguo della strategia. Ecco una bella foto in cui vediamo il foro di parassitizzazione, e l'andare a cercare individui parassitizzati è essenziale nel caso dell'utilizzo del parassitoide, per capire quanto bravi siamo stati, o meglio quanto bravi sono stati gli insetti che abbiamo lanciato. Dunque, concludendo, e mi sembra di essere stato bene nei tempi, perché tutto funzioni è necessaria una stretta collaborazione tra tutte le figure che concorrono alla buona riuscita dell'annata: il referente agronomico, le maestranze aziendali, il consulente, il rivenditore di mezzi tecnici, un'intima conoscenza del vigneto, come abbiamo visto tutte le presentazioni che mi hanno preceduto, i vigneti non sono tutti uguali, anche quando sono in pianura.
anche perché poi ci sono delle cose che, come in maniera analoga a quello che alle malattie del legno, anche la meccanizzazione ha il suo ruolo nella diffusione di questa avversità. Per cui la conoscenza del vigneto e della tecnica di gestione dello stesso sono essenziali. Profonda conoscenza e parassità, l'abbiamo visto, perché un plus di questa della necessità di occuparsi di queste problematiche è che il monitoraggio, diciamo la presenza forte che è richiesta al tecnico o ai tecnici in vigna, permette la precoce individuazione di altre problematiche o problematiche collaterali. Per cui il fatto di dover calpestare il suolo della vigna porta anche dei benefici correlati. Una battuta, ma ecco, il fatto di girare tanto vigne con la lente ci porta a vedere che gli insetti spesso hanno una vita molto divertenti. E niente, mi permettete alcuni ringraziamenti, perché questo approccio integrato arriva da mio maestro, professor Enrico Bonari, professor Santini, che sono anche accademici dell'Accademia dei Giorgofili, con cui ho fatto l'esame, il professor Andrea Lucchi, che poi mi ha insegnato operativamente queste cose, e il dottor Renato Ricciardi, che è un amico e che continuamente supporta e sopporta le mie domande. Grazie per l'attenzione. Grazie a te Matteo, e grazie anche per, diciamo, aver ricordato alcuni nomi, tra cui il professor Enrico Bonardi, che è anche una mia conoscenza in occasione di alcuni convegni e che ho visto peraltro prima collegato, e mi ha fatto, come dire, piacere. Eccolo qua, ci sta salutando, professore, ben trovato tra noi, davvero grazie per quanto ha dato all'agricoltura. Io invito a Marco Cherubino Orsini, che è che è nel Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, che ricopre anche il ruolo di segretario. Lo vedo collegato, un po' in penombra rispetto, diciamo, all'inizio della giornata. Ci sono delle persone che continuano, perfetto, c'è Lorenzo Venturini che sta tempestivamente rispondendo a chi ci chiede le slide, di metterla a disposizione, oltre ovviamente nella registrazione, che significa che abbiamo, come dire, i relatori hanno centrato e hanno catturato l'interesse. Riassumerei invitando poi Marco anche a fare le conclusioni, oltre che ovviamente a dare il suo contributo. Direi che abbiamo visto degli interventi che sono di mitigazione del danno, no, in tutte le varie situazioni. Abbiamo poi avuto dei suggerimenti circa il fatto di prestare grande attenzione nel caso di nuovi impianti, e poi la terza via, come quella del socialismo, è quella di Marco, che risolve tutto con le assicurazioni. Mi permetto una battuta in virtù anche dell'amicizia che ho con Marco, e lo ringrazio anche per avermi invitato a coordinare, diciamo, questa giornata di studi estremamente davvero di grande interesse. Marco, prego, grazie ancora a te. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Adesso condivido anch'io La presentazione. Secondo solo, la mettiamo in primo piano. Eccoci qua. Ok. Adesso, dopo interventi così completi e esaustivi, io l'approccio che descrivo, no, è quello più economico che tecnico, nel senso che una volta preso atto dei cambiamenti climatici, delle difficoltà e quanto è complesso portare la produzione comunque a compimento e a un reddito accettabile per l'agricoltore, ci sono anche possibilità di trasferire il proprio rischio a un sistema assicurativo. Ora faccio questa premessa, poi andrò più velocemente. Per una volta l'Italia è avanti a tutta l'Europa. La misura 17, che è la gestione del rischio, che poi in seguito brevemente vi descriverò, è stata pensata da
dall'Italia, dal Ministero e da Ismea, principalmente le figure del dottor Brasi e del dottor Razzeto e il dottor Zaccarini di Ismea, e quindi siamo per una volta imitati dalle altre nazioni. E abbiamo un aiuto in parte statale e in gran parte con fondi europei, che permette di assicurare. E noi assicuriamo, vado un po' avanti, qui era come ve l'avevo un po' strutturata, ma andremo un pochino più veloci. Abbiamo una gestione del rischio che ha due gambe, no? La gestione del rischio con fondi comunitari e il regolamento Omnibus l'ha un po' adattata alla nostra, il nostro sistema di produttivo italiano, che è molto particolare, e finanziata con fondi FEAS e poi con fondi nazionali in parte, e di fatto comprende quasi tutta il novero delle coltivazioni e anche per la zootecnia, quindi, e ha vari strumenti, no? Di gestione, dalla polizza per le produzioni sulle rese, a fondi di mutualizzazione, stabilizzazione del reddito, settoriali, ce n'è chi ne ha più di metta. E ci sono anche dei danari. Faccio presente che queste slide sono ferme allo scorso anno, perché il piano di gestione del rischio di quest'anno non è ancora stato approvato. C'è stato ieri, faccio un piccolo inciso, un intervento del ministro Patronelli che per i prossimi anni, fino al 2020, 2023, 2025, 2000, adesso facciamo il conto, comunque fino alla prossima programmazione mette a disposizione ulteriori 220 milioni di fondi per la gestione del rischio, oltre a quelli dei fondi europei che arrivano a circa 1,2 miliardi, qualcosa del genere, più un altro contributo che è un prelievo forzoso sulla PAC del 3%, dovrebbe generare un fondo di mutualità di 360-380 milioni da gestire. Quindi c'è anche in qualche maniera un finanziamento abbastanza ampio. Vado avanti velocemente, senza subire un po' per la, siamo un po' più verso, lo rendiamo un po' più semplice, la gestione del rischio è molto complessa e è anche il limite della gestione del rischio, perché molti agricoltori e soprattutto molti consulenti non sono in grado di valorizzarla per come è strutturata e per quante potenzialità. Poi dirò anche quali sono i punti da migliorare in questa situazione. Quindi abbiamo fondi di mutualizzazione che sono dei fondi che riguardano più che altro il reddito, sono più massivi per le catastrofali, dei strumenti di stabilizzazione che riguardano più per esempio il settore del latte, settori dei prati, dove viene calcolato un parametro sulla mancanza sulle avversità, principalmente la siccità, quindi sul mancata produzione di erba, soprattutto per la parte dell'Alto Adige e quant'altro. Quindi diciamo coprono abbastanza quasi tutte le cose. Vado velocemente, queste erano le dotazioni finanziarie dell'anno scorso, 48 milioni per la maturità, 48 milioni e mezzo per i fondi, gli strumenti di stabilizzazione e il miliardo che è ripartito in 6 anni sulle polizze. Vado un pochino avanti, questa è un po' la struttura, no? Si possono assicurare con le culture, guadalino, altre culture, frumento, qui ci sono varie possibilità, le principali sono le calamità naturali o le avversità atmosferiche, c'è anche un fondo fisiopatie. Ci sono sul frumento ci sono in base ai ricavi, dove vanno anche a garantire le differenze di prezzo, di valore della produzione.
faccio la realtà che questo delle fisiopatie e quella della stabilizzazione del reddito hanno grossi problemi dovuti alla volatilità dei prezzi e soprattutto per le fisiopatie dalla mancanza di una rete fitopatologica terza, sarebbe interessante che fosse o in base regionale, pubblica in qualche maniera, che possa in qualche maniera determinare delle aziende campione per evitare delle speculazioni, no? Chi non ha una gestione ottimale si potrebbe vedere risarcito. Finora l'unica regione che è riuscita a gestire in maniera buona e corretta per entrambe le parti, assicurativa e per gli agricoltori, è il Trentino Alto Adige con la Fondazione Macca, che gestisce dell'azienda campione. In qualche maniera sono loro che determinano la qualità. Quindi se nell'azienda campione non c'è una fisiopatia, non ci deve essere neanche le altre, perché usano caratteristiche, trattamenti in maniera diciamo oculata. Quindi l'agricoltore, seguendo una tecnica culturale adeguata, riesce dunque dovrebbe riuscire a contenere fitopatie o altre cose. Le combinazioni delle polizze sono molteplici, e questo era il vulnus che vi dicevo adesso, senza che ve le descrivo tutte, ma vedete che ogni le combinazioni sono molteplici, e ogni produzione, ogni regione e ogni prodotto possono avere un vantaggio dall'una all'altra. Quindi diventa interessante anche a livello formativo e lavorativo poter diventare, oltre che periti per la liquidazione dei danni, ma anche consulenti per la gestione dell'assunzione. In linea generale hanno delle regole che vengono scritte, questa gestione del rischio, vengono scritte dal piano di gestione del rischio, con delle regole europee che devono essere in qualche maniera tenute in conto. Una è quella più impattante, è quella della soglia, ovvero per evitare che sia aiuto di Stato, visto che c'è un contributo, poi lo vedremo, molto sostanzioso, il danno deve essere su base comune prodotto, quindi uva del comune di Todi, l'azienda deve almeno il 20% di danno. Sotto il 20% di danno non si va a risarcimento, che significa che se ho 10 appezzamenti di un ettaro, se ho un appezzamento di un ettaro che ha il danno del 100%, non vengo risarcito perché non supero il 20%. Una volta superato il 20% vado a risarcimento anche per valori più bassi in base alla franchigia contrattuale che decido di assumere, insomma, in base al costo della polizza e il rischio che voglio trattenere in azienda. Ci sono delle regole abbastanza stringenti sulle date di sottoscrizione dei fabbricati, dei certificati, ma insomma 31 maggio mi sembra più che accettabile per stipulare una polizza. Ci sono dei parametri, questo ve ne parlo al volo così giusto per conoscenza personale, cioè i parametri assicurativi vengono dati dal Ministero. Il Ministero stabilisce quant'è il valore, quanto costa la polizza per prodotto comune per tutta Italia. Parte però da una clausola, quindi questo parametro fa per dire, se lo Ministero decide che quel parametro sia 10%, per esempio, del tasso, anche se il mercato dice che il parametro per quel comune è 14%, per qualsiasi motivo, spesse volte succede, più del 10 non si può dare, salvo una clausola di salvaguardia che adesso non vi starò a spiegare, passeremo avanti. Il contributo pubblico, in base a quella slide che vi ho accennato prima, va dal 65 al 70%. Tenete conto che una compagnia media, quella per cui lavoro io, ha un tasso medio lordo, quindi tra il contributo dello Stato e quello a carico dell'agricoltore, è il 10%. Vuol dire che se tu assicuri 100 milioni paghi 10 milioni di premi. Quindi i premi sono molto alti. Lo Stato contribuisce, lo Stato per il meccanismo di fondi comuni statali, europei, regionali, provinciali per le regioni autonome,
fino al 70%, al 65% per alcune. E questa è la clave salvaguardia che non vi sto a spiegare perché diventa un po' complessa, ma insomma in linea generale quando il parametro è molto basso c'è la possibilità di portarlo a all'85% del premio che pagherà l'agricoltore, con un calcolo terribile che non vi sto qui a dire. Tutte le polizze hanno una notifica, una decorrenza, questa è un'altra cosa interessante, perché dal momento in cui si fa la polizza non va subito in garanzia, va in garanzia per un periodo di carenza, che è, questo è un metodo per evitare antiselezione o assicurazioni fatte sulla base di previsioni, no, di temporali o di gelate e quant'altro per evitare fenomeni antiselettivi. Le decorrenze sono 12 giorni da quando stipula la polizza, il mezzogiorno e il dodicesimo giorno va in garanzia, quindi per evitare, insomma, il terzo giorno per la grani e il trentesimo giorno da quando ho stipulato la polizza per la siccità, colpo di sole e quant'altro. Un'altra cosa innovativa che ci sta copiando tutto il mercato assicurativo europeo agevolato per la prossima programmazione è standard value. Noi come Perini Agrari abbiamo partecipato in maniera molto cospicua a questo progetto con Ismea, sono stati, adesso non vi spiegherò ma vi dico solo per evitare di andare oltre i tempi, sono per ogni coltivazione, vado avanti, per ogni prodotto, prodotto provincia o sottoprovincia, è stata stabilita una produzione ordinaria e un valore calcolato, adesso vi metto una slide che forse può essere di, ecco qua. Per ogni prodotto viene calcolato la quantità di prodotto medio, il prezzo medio per il prodotto pere, per esempio in questo caso, viene stabilito un prezzo al quintale. Un prezzo al quintale moltiplicato per la resa media è un valore. L'agricoltore che si assicura nell'ambito di quel valore non è sottoposto a controlli, perché il nostro sistema, pur essendo interessante, era incartato dalla burocrazia totalmente, quindi gli agricoltori prendevano contributi dopo 2 o 3 anni perché i controlli erano troppo puntuali e a volte anche ridicoli, dico la verità, insomma si faceva una domanda di contributo come se si collaudasse un capannone, evidente insomma che non è questo lo spirito. Questa modificazione della norma che è stata attuata l'anno scorso ha reso molto più semplice, quindi quando uno è in questi valori si dà per assunto che è a posto. Sull'opalamino è un po' più complesso perché si deve tener conto dei disciplinari di produzione, ci sono delle menzioni che in qualche maniera portano a un prezzo medio, vedete adesso io vado un po' veloce perché qui andiamo un po' troppo nello specifico. Quindi ogni prodotto ha un suo valore, quindi per la stipula della polizza è semplice, bisogna prendere gli ettari dal piano aziendale, quindi dal fascicolo aziendale, e moltiplicare per il valore del prodotto o per una serie di prodotti. Quando io sono sotto questo parametro non sono sottoposto a controlli, chiaramente per gli altri controlli tutti, ma per quanto riguarda la capienza della polizza no. E questo era quello che generava tempi molto lunghi per la rendicontazione del contributo che doveva avere l'agricoltore. Questi sono degli esempi, io ve li metterò a disposizione qualora possa servire. Faccio un altro piccolo passo. Vedete due colori. Queste sono le declaratorie in blu, le declaratorie del piano di gestione del rischio, ovvero il documento che il Ministero delle Politiche Agricole ogni anno redige e quindi descrivono vari
vari, diciamo, le avversità atmosferiche assicurabili, alluvione, abbrino, gelo, la siccità. Per prendere, citare un esempio che può essere interessante, è questo qui, l'eccesso di pioggia, no? Il ministero liquida, eccesso di disponibilità idrica nel terreno o di precipitazioni eccedenti che abbiano causato danni a produzione assicurata. Ora, essendo troppo generica e comunque difficilmente genererebbe una quantità di richieste di risarcimento non dovute o dovute, questo non so dire, il mercato assicurativo ha messo dei limiti, no? Quindi ha dato dei riferimenti, tot millimetri, in qualche maniera che cosa ha fatto? Ha descritto, io per i nomi sono terribile, ma il precedente relatore, no, ha parlato di, molti hanno parlato di eccessi di pioggia, che non tanto nella quantità di pioggia, ma nella frequenza, nell'atto estremo. Qui sono descritti i fenomeni estremi, no? Quindi gli 80 mm in 3 giorni o i 40 mm in 3 ore, ecco, le bombe d'acqua e tutto quanto, per limitare in qualche maniera il costo. Ugualmente il vento forte è stato messo i 50 km orari, 14 metri secondo, per dare un parametro. Questi parametri sono parametri di accesso, quindi io potrei avere, se io ho un danno da vento forte, magari per una particolare delicatezza della produzione del prodotto in quella fase o per qualsiasi altro motivo, ma dove potrei avere dei danni ma non avere il parametro, quindi potrebbe essere 35 km orari il vento che ha generato danno, ma io devo avere questo parametro. La rete negli ultimi anni delle centraline, concorre anche l'Istituto Agrario Territorio, è diventata molto consistente. Ci sono, adesso c'è il monopolista, si chiama Radar Metro, ma ne stanno venendo altri, delle società che mettono a disposizione velocemente questi dati, anche con algoritmi che tengono conto dell'orografia del territorio, dei radar per quanto riguarda la pioggia, quindi per capire se ci sono le bombe d'acqua, perché è difficile che le centraline siano così sensibili da rilevarli, quindi si va con radar. E questo è stato molto, negli ultimi anni c'è stata una grandissima evoluzione. C'è un progetto della Comunità Economica Europea, finanziato dalla Comunità Economica Europea, e l'Università di Politecnico di Milano, c'è l'Università di Bologna, si chiama Progetto Mistral, che dovrebbe essere interessantissimo, ancora purtroppo è fermo per le solite, manca il presidente, ma comunque è un sistema che prende tutti i dati delle centraline, c'è dentro le Ferrovie dello Stato, le Autostrade per l'Italia, tutte le centraline sia pubbliche che private, e li mette in un a Bologna c'è un maxi elaboratore, un computer, forse uno dei più grandi, più di capacità per capacità di calcolo d'Europa, dovrebbe essere il riferimento alle pubbliche amministrazioni. Poi vediamo se partirà. È ormai passati 24 mesi dalla riunione che abbiamo fatto all'inizio, ma ancora no. Però noi siamo abbastanza avanti. Vado un po' avanti, poi semmai se c'è qualche domanda, io non sto leggendo la chat, ma insomma poi risponderò. Ci sono varie regole, insomma, e quant'altro, delle definizioni, cose. Però in linea generale volevo arrivare qui, le avversità, quindi la possibilità di coprire danni, quindi da parte, quindi di trasferire il rischio da parte degli agricoltori, si vanno sulle avversità di frequenza, che sono avversità che dovrebbero ricorrere più spesso e che hanno dei sistemi liquidativi diversi, delle avversità accessorie, che dovrebbero essere utilizzate in alcune situazioni particolari, come il Sud Italia, sbalzi termici, per esempio, è una, un'avversità che è tipica della risicoltura. Al momento della fioritura, lo sbalzo termico tende a danneggiare fortemente la granigione. L'alluvione, l'alluvione, siccità e gelo sono avversità catastrofali, quindi avversità dovrebbero avere un rientro dai 10 anni in su, ora sono 3 anni che gela uno dopo l'altro, quindi le catastrofali con questi cambiamenti climatici
stanno cambiando, tant'è che il mercato assicurativo sinceramente sta avendo grossi problemi, essendo diversi anni che non va bene e essendo comunque aziende private, hanno SP, sinistri premi negativi ormai da 3 anni di seguito. Infatti quest'anno e l'anno scorso, ma quest'anno sono ancora più complesso, non c'è capienza, ci sono soldi per l'agevolazione, ma non ci sono compagnie che assumono il rischio perché cambiamenti climatici. Io credo anche alcune tipologie di coltivazione scellerate, faccio all'esempio alcune zone di produzione del prosecco nel Vicentino, che insomma sono terre de mais, probabilmente questa speculazione ha portato a rischiare anche con perché c'è la polizza, o le albicocche nella pianura di Ravenna, insomma tipicamente sono più coltivazioni da collina e sono più soggette alle gelate. Il fatto che ci sia una copertura assicurativa insomma importante tende a teso gli agricoltori a assumere qualche rischio in più, e questa parte di produzione andrà in antiselezione. Questo incontro, il buon uso della gestione del rischio, quindi a sfavore questi prezzi alti di aziende che la potrebbero utilizzare in maniera più adeguata. Vado avanti, ci sono varie coefficienti, ma volevo arrivare un attimino sulla stima per concludere. Io credo che è ben passato i 15 minuti, adesso non so se Gilberto mi vuole fare un cenno, ma insomma. Sì, dai, c'hai ancora 5 minuti e poi andiamo a concludere. Allora, è evidente, no, che quanto è stato accennato dai precedenti relatori, poi va nella liquidazione dei danni, che è evidente insomma che le varie fasi, no, della fase vegetativa della pianta e reagiscono in maniera diversa e anche con una quantità di danni molto diversi rispetto al periodo, rispetto al prodotto, rispetto a altre caratteristiche. Faccio un esempio sulla frutticoltura, ma insomma per non andare sempre su, per andare, che è più eclatante, una albicocca allevata a vaso anticipato, lo spagnolo, ha molta possibilità di avere danni da gelo che una palmetta. Quindi nella definizione del danno va anche conosciuta l'interazione che c'è fra l'epoca del sinistro e la rischiosità di quella coltivazione, no? Quindi anche per discriminare fra danni risarcibili e non risarcibili. Però in linea generale la perizia viene in qualche maniera eseguita sezionando la pianta in periodi, quindi in fasi vegetative, tipologie di trama e danni successivi, quindi reazioni della pianta e danni conseguenti. Quindi ogni volta che si va in campagna si fa un po' un'anamnesi, come fanno i medici, della persona, si fa sulla pianta, e di fatto si va a vedere qual è la conseguenza di un trauma, che può essere grandine, gelo, eccesso di pioggia, o quello che sia. Si guarda la reazione che è attesa dalla pianta e i danni conseguenti. Poi la stima diventa, quindi di fatto in base alla fase riproduttiva verificano il trauma che può essere stato, mi sto ripetendo forse, il trauma che può essere che si è verificato da grandine o altre cose, si verifica la reazione della pianta e poi si fa il conteggio. Di fatto il conteggio della diminuzione di produzione è quello più semplice da gestire. Adesso io non andrò oltre. L'ultima cosa che per noi periti
è complicatissima da gestire con gli agricoltori, e volevo spendere un minuto o due, è quello del sistema di calcolo risarcimento, ovvero queste polizze, per come sono state strutturate dalla polizza dal piano di gestione del rischio, quindi dallo Stato, dal Ministero, sono polizze sulle rese, che significa che io ho per base la resa assicurata, che è quella che ho scritto in polizza. Faccio un esempio: io ho assicurato 100 quintali d'uva. Il mio vigneto ha 200 quintali di potenziale produttività, anche se me ne mancano 100. Ai 200 potenziali, il mio danno è 100, quindi i 100 che mi rimangono, il danno è zero. Quindi è proprio, non è che c'è un intento punitivo, è costruita in questa maniera, quindi tiene, è proprio, è perché è in linea con alcune regole europee. Quindi io quella non posso assicurare i picchi, ma devo assicurare la media. E quindi a volte alcune rese potenziali, soprattutto quest'anno sui vigneti dove non ci sono stati danni importanti e quindi molto consistenti, soprattutto nelle zone di grande produzione, le pianure venete e quant'altro, dove la Puglia, ma lì gela molto meno spesso, dove le rese produttive sono molto superiori ai disciplinari, quest'anno c'è stata tanta. Tanti agricoltori sono rimasti non contenti. Ecco. C'è un ulteriore aspetto, che il danno di qualità viene anche riconosciuta su base parametrica, in qualche maniera convenzionale, un danno di qualità, quindi non sulla quantità di uva perduta, ma sulla minore qualità. Questo è chiaramente un danno convenzionale in linea generale a vari aspetti, però principalmente è un rapporto numerico fra gli acini presenti e gli acini dell'uva, per esempio, colpiti o gravemente o meno gravemente, fino a un massimo del 50%. Quindi questa è un'ulteriore garanzia che in qualche maniera aiuta un po' sulla qualità. Io avrei finito. Grazie Marco, grazie anche a te per questo, diciamo, ulteriore sforzo di condensare la tua presentazione in un tempo più ristretto rispetto a quello inizialmente previsto. Ti segnalo che c'è una domanda, almeno una domanda per te, che ti inviterei però a rispondere in chat, mentre io invece per guadagnare tempo, diciamo, do qualche informazione di ordine generale. Una, che questa iniziativa è ovviamente, non l'ho detto all'inizio, ma tutti ne eravate informati, e prevede anche il riconoscimento dei crediti professionali per gli iscritti al collegio, con le modalità che come di consueto vengono in qualche misura poi comunicate e riconosciute. Torno a fare l'invito a segnalare alle articolazioni territoriali dei vari collegi non solo una sorta di gradimento o meno rispetto a questa iniziativa, ma anche a suggerimenti e circa argomentazioni e materie, diciamo, da trattare per iniziative analoghe. Credo che sia sicuramente da apprezzare, perlomeno dalle domande, dalla partecipazione e anche dalle segnalazioni che sono arrivate in privato, questa collaborazione con l'Accademia dei Gercofili e l'Accademia e il Collegio Nazionale. Quindi ecco, vi invitiamo a dare dei riscontri. Ci sono state diverse domande che ci invitavano anche a dare ulteriori informazioni circa la presenza della registrazione video. Lo ripetiamo, sarà sulla pagina dell'Accademia. Qualcuno chiedeva espressamente la messa a disposizione delle slide. Abbiamo detto che qualora gli organizzatori vorranno procedere in questo senso, ovviamente dovranno sentire i relatori, la messa a disposizione avverrà sempre sulla pagina dell'Accademia. E quindi io segnalerò adesso come ultima comunicazione in chat quello che è l'indirizzo di riferimento per tutto quello che riguarda queste due giornate di studio. Qui troverete quello che vi è stato annunciato e anche eventuale materiale che gli organizzatori vorranno mettere a disposizione a corredo di questa iniziativa formativa.
Quindi ringrazio ancora l'Accademia, il professor Orlandini, i relatori, la professoressa Mugnai, Paolo Storchi, Matteo Gnoccato, diciamo tutti, Giacomo Ottaviani, Marco Cherubino e Lorenzo Venturini, ma anche diciamo chi ci ha assistito da un punto di vista tecnico, quindi Simone Milani. Lascerei davvero la chiusura a Marco Cherubino Orsini per un saluto, poi vedo che si è ricollegato anche il professor Orlandini, insomma se vogliamo chiudere sapendo che abbiamo sforato di 20 minuti e c'è tutto, magari per le prossime iniziative se ci sarò cercheremo di essere ancora più bravi e più puntuali, ma insomma abbiamo fatto quasi dei miracoli, grazie. Prego Marco e poi il professor Orlandini. Brevemente, noi come Consiglio Nazionale dei Perintegrali e Perintegrali Laureati crediamo molto in queste partecipazioni, sia con enti e soprattutto con l'università, con gli istituti agrari. L'Accademia li rappresenta in maniera importante e da molti anni. Riteniamo che la professione possa essere solo, ne possa solo giovare da questi scambi culturali e forse non è emerso, ma proprio serve, noi abbiamo realmente bisogno di tecnici in campagna che debbono essere formati. Lancio un appello al professor Orlandini: nel recovery ci sono 1,256 miliardi, mi sembra una cosa del genere, 5 milioni per la formazione tecnica superiore sia universitaria che dedicata agli ITS. E devono essere spesi in 4 anni, noi siamo come collegio. Diciamo Marco che devono essere spesi anche bene, dai, se no diciamo quello che dicono tutti, che devono essere spesi. Devono essere spesi bene, però io la mia paura è che vadano spesi, che li spenda, già c'è una norma, vi dico, è uscita una norma UNI sul perfetto progettista ambientale, questo riguarda i pannelli, queste robe di qui, è una cosa immonda. Immonda. Noi adesso dovremmo fare un ricorso sulla rete delle professioni. Non vorrei che questi danari vengano scavalino l'università, scavalino la scuola. E noi non vogliamo, perché ci serve proprio dei tecnici. Quindi spero che questa iniziativa possa in qualche maniera essere foriera di nuove iniziative anche per evitare un assalto alla diligenza di fondi che debbono essere per la cultura e per la formazione. Comunque vi ringrazio a tutti, ringrazio tutti i presenti, speriamo di continuare così. Io credo sia stata una giornata molto produttiva per i professionisti certamente, ma io credo per tutti. In chat stanno arrivando complimenti per i relatori e per l'articolazione. E l'ultima parola al professor Orlandini, che ringrazio diciamo per l'ospitalità e per il supporto anche tecnico che l'Accademia ha fornito a questo webinar. Allora, ringrazio voi per la qualità di tutti i relatori, per la qualità degli interventi e anche, devo dire, per la partecipazione molto attiva, anche numerosa. Già adesso siamo 120, insomma, dopo 3 ore e mezzo, insomma, quindi questo testimonia anche l'interesse da parte di tutti verso questi aspetti. Quindi confermo la disponibilità dell'Accademia a proseguire, anche raccolgo anche la sollecitazione appunto di Marco Cherubino Orsini relativamente a quanto possa essere fatto nel tema della formazione. Da questo punto di vista, appunto, l'università è sempre pronta chiaramente a lavorare in questa direzione. Le iniziative sono tante, devo dire che c'è anche abbastanza confusione, credo, anche per i nostri diplomati, capire quale sia la strada migliore da percorrere non sia facile fra ITS, fra corsi lauree professionalizzanti, corsi di studio, triennali, magistrali. Ci sono poi anche le prospettive lavorative, non sono mai esattamente chiare da questo punto di vista. Abbiamo
tra l'altro appunto l'Accademia ha anche una stretta collaborazione con la Conferenza di Agraria, di cui insomma sono io presidente, che raccoglie tutti i direttori del Dipartimento di Agraria in Italia, e siamo veramente molto interessati. Recentemente c'è stato anche un incontro proprio sul discorso dell'ITS. Quindi, insomma, molto volentieri, ecco, se vogliamo poi parlarne in successivi incontri, chiaramente se si ha nell'Accademia come università, insomma, siamo assolutamente disponibili proprio per cercare di valorizzare le risorse disponibili e offrire percorsi formativi adeguati in grado di dare una professione delle conoscenze tecniche, una professione a chi poi li frequenterà. Quindi molto volentieri, quando volete, insomma, ne riparliamo. Detto questo, grazie a tutti e ringrazio appunto Santucci per l'ottima conduzione, e poi io, per quanto mi riguarda, ci salutiamo qui, alla prossima speriamo. Quello che volevo fare, l'ultimo invito, è quello di condividere il link e le pagine, diciamo, che l'associazione pubblicherà e che l'Accademia pubblicherà a riguardo, in maniera tale di dare ulteriore visibilità a questo tipo di appuntamento che chi ha partecipato ha ritenuto così interessante, di dare visibilità anche alle attività dell'Accademia del Collegio, a questa collaborazione. Quindi andate a cercare il link, sia per vostro interesse sia per condividerlo con la platea dei vostri amici sulle varie piattaforme che utilizzate. Grazie molte, grazie a tutti davvero, buona serata.